Buonasera Pischelli, buonasera ragazzuoli, buonasera ragazzoni, siete buonasera. i vecchi qua okay. dentro insieme a me, io non sono solo sarei... io quello vecchio. Vai, tu sei... No, i Pischelli bello. sono quelli in chat, voi siete i ragazzoni, ah, okay. siete no. quelli più vecchi. Mm. Che mal di schiena oggi buonasera. a proposito dei ragazzoni. Mauro Zingarelli, fammi una cortesia, abbassa il volume del tuo oh, microfono, se no te senti solo tu. Grazie, che come dovrebbe zingare. essere, però vabbè. Hai mal in di generale. schiena? Madonna. Ti sento un po' in ritardo, Mauro. Ho dettoppela, Mauro. Ho oh, dettoppela, sì sì, sì sì sì, 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 sì. Oh, Come mai no. mal di schiena? Vabbè, non lo so, non lo so, è il bello dei 30 ah, anni, c'hai mal di schiena per la chat. No, è quella cosa la cosa brutta di, di superare i venti è che a un certo punto ti fa male una cosa e dici "Ma perché? Boh, per, per, perché non dovrebbe essenzialmente". Sì, è una missione pericolose, con starai peggio. È una vita da ciacchi, che perché ci vuoi fare? Questo. Adriano ti vedo Beh, bloccatissimo. Ragazzi, io? Sì, ma sono io, o sono no no, 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 è lui, no, no, è lui. mi era, mi mi era esploso lui. mi era esploso il browser, eccoci qua. Eh, no, dicevo, abbiamo iniziato la live con una verve, una carica pazzesca, vabbè, linea. ma è la festa dei lavoratori, sì, la festa della Repubblica. Sì, la festa dei lavoratori. Mauro sì, la sì, la sì, 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 abbassa di prego, ah, ragazzi. Ancora? Questa sera proprio cose a caso. E invece, che cos'è? Questa sera è Opinioni Pericolose. Come anche il mercoledì di festa, noi facciamo per Opinioni Pericolose, non ci facciamo mancare. Soprattutto niente. il mercoledì di festa. Oggi è la festa della donna, dice DJ Allo in Esatto. Oggi è la festa, no, ragazzi, oggi è la festa del grazie o no? No, quella è il eh sì, 25 ma quella no, è il ringraziamento. Che c'entra? Non ah, la festa. Però io ho grazie. visto dei post su Instagram che dicevano buona festa del grazie. Non mi ricordo l'hanno messo. Eh, perché era. È stato. Oggi dovrebbe essere la festa del ringraziamento negli Stati Uniti. Se non sbaglio, giusto? Non no, è, no. Ringraziamento. No, no, ragazzi, è gente, il ringraziamento. Ma no, il ringraziamento è prima di Natale. Sì, sì, prima di è... Natale, giusto? Avete ragione. Avete ragione. Avete... stai dicendo. Avete ragione. Avete Comunque, ragione. la sera del dì di festa fa una citazione corta. Francesca M. ciao Francesca e ciao Nicola Azza. Per esserti abbonato e grazie a tutti. Ciao quelli, Nicola, che... per esserti abbonato. Nicola, Azza che... hai detto ciao per esserti abbonato. Vabbè, sì, perché Adriano saluta solo quelli che si abbonano, quelli che non si abbonano. Ah, non okay, nel senso, grazie, ciao, grazie. Adriano, ciao e grazie, sono due concetti diversi. <ride> facciamo, Siamo cioè, d'accordo. ciao per esserti abbonato, tutti gli altri morite. Scusate, voi eh, che siete in dialettici delle <ride> live qui su Twitch scusatemi grazie Nicolazza per esserti abbonato perdonami per averti e salutato, ciao non ti saluto no non lo saluto a sto punto nel senso ah, che okay, grazie, non lo, non lo saluto. Giacomo Boria eh, secondo il tuo ragionamento c'è Giacomo Boria e Giacomo che Boria... salutiamo eh. insieme a Andrea Franzini che sono i moderatori di questo casino qua dentro e ci ricordano che oggi è il compleanno di Morgan Freeman che fa 84 anni eh, anche da dire. Allora, senti, eh, Giacomo Borio. Non dice non mai niente. Per Una Mandela, volta che dice una cosa. Prima non ne so Mandela. È un po' la stessa cosa. Ah, va è vero. Bene, ecco, è... Ho il fatto panico, confusione so perché lunedì denormato. è stato il Memorial Day eh, degli, degli, degli Stati Uniti. Mi ricordavo che c'era qualcosa che si festeggiava da quelle parti Vabbè, va eh, no. Pazzesco, pazzesco, Pazz... allora. Eh... Questa sera, questa sera abbiamo tematiche forti, le abbiamo sì. un po' spoilerate in questi giorni. Te lo dico. Parleremo di Matrix, della trilogia. Ma Del l'hanno scritto Israele? No. No, no più, forti, più te forti. Te lo dico. Ah, più forti. Stasera, ah, okay, stasera più forti. torna il come Gatre... cazzo ti permetti, te lo dico. Vi avverto. Eh, ah, va bene, per me. Eh, perché dai. E comunque pizza con burro dice che era ieri il compleanno di Morgan Freeman Quindi Giacomo Bori anche quando Ma... prende, quella volta che prende iniziativa dice una minchiata Possiamo, Ma pizza, eh. con, burro, pizza Ma... con burro come condimento o come modo Vediamo per ingiornare no, no, la teglia? Oggi ragazzi eh. la vedo proprio difficile È incredibile come nessuno si rossano, fa mai i cazzi suoi È allucinante Vabbè ragazzi tenete presente che io alle 11:30 e mezza Spengo la camera e me ne vado perché domani ho la sveglia alle 5. Quindi io... Era ieri era ieri Giacomo eh, Boria ci cioè, hai capito un cazzo vabbè, eh, vabbè. Comunque, ma poi perché allora dai se lo sul compleanno di Morgan Freeman perché eh, ne no, so poi, Giacomo l'ha scritto che ti devo dire non so che dirti comunque vabbè. dai andiamo, andiamo entriamo nel vivo abbiamo detto parleremo della trilogia di Matrix e della filmografia o parte della filmografia no one, gran parte di Tarantino quindi ma è una gran nome, parte eh? due zio ci vogliamo proprio bene oggi ci si fa pizze bene. Tu Johnny vuoi fare qualche ringraziamento, qualche boh ricordo iniziale? <ride> sì, io adesso un sì, in, me in memoria, è morto qualcuno. Dobbiamo voglio... Morgan Freeman, eh, no, ah, no. no, io voglio ricordare soltanto che è sempre ancora attiva la, promozio... la promozione per la quale se vi abbonate al terzo livello per il... la prima volta potete ricevere in regalo una delle nostre magliette, solo la prima volta. Cioli vuoi dire Niente. del resto. Grazie a eh, Macca Banane, realtà... scusa, io ringrazio esatto, a Macca Banane, ringrazio... Vai, vai, vai. Niente, a Macca Banane, euro. i mercoledì di festa sono i più croccanti, fine, solito. Poi ringraziamo anche Alberons che dice comunque i cinepanettoni sono un patrimonio del cinema italiano, quindi lui riporta in auge. E da abbiamo già fatto questa, già, questa già già fatta. Non so esatto. se era lui o no. Non mi sinceramente Grazie Marti Martina. Dice la fedeltà: questo canale sarà eterna. Grazie Marti. Grazie Marti, Oddio. grazie alle Ciampi 30, grazie Nicolazza che ha già salutato e ringraziato Adriano. Grazie mille a tutti quelli che si abbonano. Ragazzi, eh, perché siete la benzina di questo progetto che è Twitch e che è il progetto di YouTube di Slim Dogs e eh, Adriano Santucci partiamo in quarta posso, posso, solo, eh, posso solo fare una pubblicità a progresso c'è Pan Bouchier che dice tu uh, tu Quattu, Mauro io oggi contavo su di voi per arrivare a mezzanotte e potermi prenotare per il vaccino ragazzi fatelo tutti perché dal 3 giugno in poi in tutta Italia dipende dalle dalle regioni Nazio Giordano Più Regione. Allora, regione Regione, regione. Un, un giorno in più, un giorno in meno, ehm, ci si può prenotare per fare il vaccino. Non c'è più limite di età, di malattie o cazzi vari. Ci possiamo va Vi potete vaccinare tutti. Io già l'ho fatto. Quindi fatelo. Basta. Scusate, pubblicità progresso. Ambasso, scusatemi. L'ello 2013 dovreste fare un format. Opinioni scontate. Dove siete d'accordo? Vai, è molto. brevissimo, però, dopo 10 minuti arriva uno e dice che ne so, la pizza è molto buona. Eh, sono d'accordo. Sì. Sono d'accordo anch'io. Perfetto, vero. ciao, fine live, la facciamo su TikTok. Bello. Durano Buono. 30 secondi. Buono. Va bene. Allora, vogliamo far entrare il primo utente. Il primo utente ricordiamo Francesco solito, sta già qui. Scelto tra gli abbonati a questo canale Twitch che ci ha inviato alla mail. Slimdogs Slim format chiocciolagmail.com, eh, Una pericolosa. Queste opinioni pericolose chiocciolagmail.com, Adriano. Qui c'è proprio opinioni pericolose ah, allora mi sono dimenticato. Per eh. quella ce n'è una ded dedicata. scusate allora è opinioni pericolose chiocciolagmail.com. E allora facciamolo entrare. Ciao Francesco, ciao, a tutti. ciao. ciao Francesco. Ciao fra, come va? Va tutto bene, dai. Andiamoci qui. più grossa. Da dove ah, anche, tu, anche tu sei dello stesso spirito e della stessa verve di cui siamo tutti oggi. Sì, stasera, 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 stasera siamo stasera partiti un, un attimo okay. col il calo, poi adesso... Dai. No, ora ci, ci riavviviamo la serata, dai. Bene, da dove, da dove fai? fai? Io chiamo da, da Firenze e oh. mi presento un attimino, insomma, io Vai. lavoro in un'azienda che si occupa di... Fare la certificare i macchinari industriali dal punto di vista della sicurezza. Ma la cosa divertente è che io scrivo i manuali di istruzioni: quindi quando Madonna. voi bello, il quel famoso che... manualetto del tostapane che voi buttate via appena lo comprate, esatto, io sempre no, no, io, esatto. lo però... io ce ho sempre io ho sempre paura di doverlo restituire. L'intero no, ecco, cosa, appello... Quindi, appello, Francesco, appello hai pensate... un fan Adriano Santucci. <ride> le istruzioni sì. le legge sempre. Apprezzo, apprezzo, guarda Francesco, io, io proprio sono invece ti stimo tantissimo perché io ogni volta dico: Ma se qualcuno ha scritto delle istruzioni, ma perché io devo guarda, essere arrogante e pensare di que... saperne più Bravo. di lui? Cioè, nel senso, Perfetto. io le leggo e seguo quello che c'è scritto, sono umile. <ride> La parte delle persone, io purtroppo anche, Francesco perché... Devo dirti che sono stati sostituiti per me Dai tutorial su YouTube <ride> Eh quello, quello è un problema sì, Vabbè però complesso. è diverso però... dai Però se insomma specifiche. per certe macchine Complesse un tutorial eh certo, YouTube, no, Magari ovvio. non è il massimo diciamo ecco. Quindi tu no, no, scrivi no, manuali di istruzioni tosta così tosta pane. Eh? Manuali istruzioni così Cioè cose sì, esatto. grosse un, un, un 500 5-600 pagine a volte scappano F Salute Un primino. Eh sì <ride> Complimenti. Ma. Allora, Quindi, vabbè, comunque per va me bene. chi cioè potremmo fare un film sullo scrittore manuale di istruzioni, mi dà l'idea di questa figura incredibilmente <ride> strana. C'è un mondo dietro molto, molto interessante, molto figo, sì. Perché poi eh, la cosa romantica sarebbe no? immaginare che lui non è che gli dicono come funziona, è che lui prova il ne macchinario scoprirlo. talmente a fondo e talmente no, no, sì, no, no. in tanti modi che poi eh. scrive il modo migliore. Francesco, non funziona così. Eh, no, cioè, non funziona così. non fanno un macchinario, che... te lo danno e ti dicono: Ti è, studia, te lo scrivo. Eh, no, in no, realtà, è che vado a parlare no. con chi l'ha costruito e mi dice come deve lavorare, soprattutto cosa non deve fare e come non usarlo quindi quando c'è scritto sulla lavatrice tipo non inserire dei bambini non è che tu hai fatto delle prove e poi dopo no, hai messo perché io sappiano, questo tipo di okay. prove non vengono fatte no? eh, eh sai sa siamo io contenti sappia. perché siamo, siamo contro l'inserire i bambini. Bambini. Magari, magari se inserisci no. tipo non ingerire vuol dire che prima l'hai provato no? hai ingerito Qualcuno le ha provato, viti anche perché con una la lavatrice no. sarebbe complesso ingerirla cioè eh. devi no. insegnarti no. no le viti capito? cioè non ingerire le viti le mangia le prova una delle quelle delle cose belle della scienza è eh? la ripetitività del risultato. Nel senso che ormai, per fortuna, abbiamo capito che ad esempio degli acidi è meglio non ingerirli, non serve provarlo. Lo sappiamo, appunto, la bellezza della scienza: mm. sì, 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 non si sa mai. Sì, 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 sì. Va bene, e Francesco, tu, quindi che, che fai nella vita? Te l'abbiamo chiesto, e a questo punto ti chiediamo direttamente eh, Ma, qual è la tua opinione pericolosa di questa sera, eh? Sì, per forza. Sì, allora, eh, come avete già detto, parliamo della trilogia di Matrix. E nella fattispecie, io ritengo che i due seguiti siano allo stesso livello del primo capitolo. Ok, entrambi? Entrambi. entrambi. Sì, entrambi. Ma insieme o nel senso ah, no, che. No, no, so... separati. Ah, ok, nel senso che il primo vale 10, il secondo vale 5. Oddio, il terzo vale 5. Si potrebbe anche quando... dire insieme perché, vabbè, andiamo. Sì, avanti. sì. I due, I due sequel in generale diciamo, che hanno questa quindi, nomea i negativa. Due... I due sequel sì. di Matrix 2 e 3 sono allo stesso livello del primo. Come del film. Primo, questa capito. è la tua opinione esatto, pericolosa sì, di questa in, sera. In generale, allora sì. questa sera. Francesco, devi sapere e tutti voi che ci state seguendo, stiamo aggiungendo. L'avete già fatto quando io non c'ero mercoledì scorso? No, l'abbiamo già fatto. Di delle cose, poi. no, questa cosa del pronostico mi ah, sa che non no, Vabbè, è, stata lanciare... è stata fatta mercoledì scorso. eh, ma perché io non c'ero? Volevamo lanciare, allora già lo sapete, faremo anche questa sera un pronostico. Cioè, adesso noi faremo io, farò le squadre di questa opinione e vi chiederemo con un sondaggio estemporaneo di due minuti. Chi secondo voi vincerà? Quindi adesso. Io, ma l'obiettivo è farci quadrare alla snai giusto? A un certo punto. <ride> certo. A un certo punto, sì, magari si sì, sì, arriverà pure a quello. Quindi, Francesco, <coughs> tu ovviamente hai portato l'opinione, quindi sei in difesa. Visto che. Visto che, non lo so, Mauro, te eh, la senti di difendere questa, questa opinione? Ti rispondo così. Inevitabile. È inevitabile. Attenzione. E quindi è ufficiale Mauro in difesa dell'opinione insieme a Francesco, Marco Cioni e Giovanni all'accusa. A questo punto via al sondaggio. Due minuti. Pronostico. pronostico. Tutte voi che ci state seguendo, secondo voi chi vince la difesa o l'accusa? Ora non so come viene fatto il sondaggio, leggiamolo insieme. Diciamo Grazie mille, Ottave ABR per esserti iscritta. Vabbè, Adriano, mo' spunta. Intanto, eh, noi dobbiamo. Aspettiamo adesso. Eh, però allora, il ecco ecco pronostico: ecco la... da quale ecco parte ti ecco schieri? Ecco la... Difesa a favore dell'opinione, attacco contro l'opinione. Quindi, mi sa che. Nel frattempo, chiaro. facciamo dire a Francesco esatto. una serie di motivazioni. Tanto alla fine, dai, ci sta inizio, diciamo, dai, Eh, no? sì, comincia con... a dirci perché dici bestialità maniera... di questo calibro, sì. vai, prendi, No, allora. Pazioso <ride> questo momento. Allora, eh... Marco è proibito usare il termine fantasceneggiatura. No. Ok. Questa è, è solo nuovo... Sarebbe <ride> La regola di Ovine Fabrigarelli. Vai Francesco! Attenzione perché, i... perché l'attacco sta vincendo, è un test a test! Eh, attenzione, qualcuno ha giocato il Jolly, la difesa ha preso il risultato. Siamo Vabbè, 108 vediamo. contro 62.000. Vai Francesco! La corsa dei cavalli! <ride> sì Allora, parto no, diciamo, facendo una sorta di premessa barra mani avantismo no, che va tanto di moda in questa serie. Cioè, yep. L'opinione non è che i due sequel sono, super... sono superiori al primo capitolo, ok? Io stesso, se mi dovessero dire poi guardare un solo film, probabilmente guarderei il primo capitolo. Ok? Questo voglio dire che il motivo di... per cui ho portato questa opinione scaturisce da due fatti sostanzialmente quasi coincidenti, di cui uno è successo in una vostra live. Mi ricordo, mi sembra Giovanni, non mi ricordo in che forma, che si scagliava apertamente contro alcune scene dei sequel. Particolari criticando determinate scelte riguardo agli effetti speciali. Non entro nel dettaglio, perché poi ne parlerò in seguito. Eri tu? Ok, eri tu, infatti, mi sembrava. E, e poi il giorno dopo ho visto il meme delle trilogie, che non so se avete mai visto, ma sostanzialmente, ci sono i grafici a barre in cui tutti i film delle trilogie vengono valutati, no? E c'è cioè, il signore: De... ragazzi! Esempio, scusate, De... testa a testa, pazzesco. <ride> è se la è... giocano, è finito tipo. No, è finito tipo. Quanto è finito? 196.000 a 197.000. Una cosa mai vista. Vabbè, mo vediamo già come ci manderà il. E... Vai, Francisco. No, dicevo questo meme, no? Praticamente, c'è cioè, ad esempio, il Signore degli Anelli ha tutti e tre film a livello massimo, e Matrix ha il primo film al massimo e gli altri due a zero. Ok, sostanzialmente è contro questa idea che io sto portando l'opinione. Con questo intendo i due sequel, sono a livello del primo livello e... però vuol dire che quindi se poi tu dai un voto al primo dai lo stesso voto al secondo e al terzo infatti ci arriviamo a questa, questa cosa è proprio sì, volevo solo assicurare vivo infatti, infatti entra ehm... nel vivo, il, il, il pronostico è finito eh, giacomo ce l'ha mandato lo leggiamo a questo punto eccolo qua a 50 per 50 per cento se andiamo a vedere i punti nel dettaglio 197 000. 800 per l'attacco, 196.110 per la difesa, quindi una, di una differenza piccolissima. Eh, i pronosti il pronostico è questo: 50 e 50, ragazzi. Quindi è tutto da vedere. Francesco, è tutto nelle tue mani. Già, allora parto proprio da questo dicendo che eh, secondo me, non Nel cinema esistono fondamentalmente due tipi di franchise: no, esistono i franchise alla Jurassic Park, per dire, dove il filo conduttore fra gli episodi è sostanzialmente l'ambientazione perché poi i film sono effettivamente diversi: diverso regista, diversa troupe, diversa produzione, eccetera. Per cui, in una saga come Jurassic Park, ha senso dire il terzo capitolo è brutto, il primo è un capolavoro perché sono effettivamente film diversi. Poi esistono le trilogie, le saghe alla Il Signore degli Anelli, no? È una trilogia di nome, perché di fatto è un film unico diviso no, in, in tre parti? È un film di 12 ore diviso in tre parti. Ecco in quest'ottica, secondo me non ha senso andare a dire: Non so, Il Ritorno del Re è oggettivamente peggio delle due torri, perché il solito film è il solito esatto contesto e quindi, come tale, non può essere criticato in quanto opera singola. Il, I Wachowski avevano l'idea di realizzare tutta la trilogia di Matrix, okay? no, avevano non è vero. Avevano ah, gli elementi, eh, ma diciamo vero avevano elementi... Dopo lo dici, dopo okay. lo dici. Okay. Aveva... avevano idea, così, idea... Sai, Non so se funziona questa No, no, so, so, so. Eh, sì, se eh, no. sì, hai ragione. due Giovanni settimane. La settimana scorsa non l'ho fatto l'avvocato. Eh, so. Insomma, diciamo che avevano un'idea generale di tutta la vicenda. Quello che è successo è che chiaramente sono andati dai produttori, io mi metto i panni dei Wachowski. La richiamerò i Wachowski, non le washoschi perché all'epoca erano i Wachowski, Facciamo così. E, mh, insomma, vado dai produttori nel 96, gli porto questa sceneggiatura. È chiaro che loro dicono: Sì, ok, però è una roba talmente grossa che poi a posteriori no, ha, ha rivoluzionato il concetto di blockbuster moderno. Matrix, avete detto spesso anche voi, è il, lo spartiacque per il cinema moderno, quindi è una roba bella, forte. Per cui è chiaro che i produttori ti dicono: Ok, sì, va bene, però. Intanto partiamo con un film, poi vediamo come va. E addirittura lì c'è la vicenda famosa, no? Che loro si bruciarono tutto il budget per fare i primi dieci minuti di film, lo riportarono ai produttori dicendogli ci date i soldi per finirlo, loro glieli dettero e poi andò come, come sappiamo. Per fortuna. Per fortuna. Questo per dire che la trilogia, ok? Loro sono stati molto furbi perché sono stati costretti a dover fare il primo capitolo più autosufficiente, per forza di cose, perché non, non sapevano che sarebbero andati avanti. Ma il primo capitolo ha la struttura perfetta di ogni introduzione di franchise. Perché nel primo capitolo ti viene presentato il mondo, ti vengono spiegate le regole che governano questo mondo. Ti viene presentato l'eroe, l'eroe acquisisce, diciamo, consapevolezza di essere tale, e ti viene spiegata qual è la quest dell'eroe. Ok, basta quest per dirla alla, alla videogioco. Sì. Dobbiamo, dobbiamo considerare che la vera trama di Matrix è nei seguiti cioè Matrix dal mio punto di vista comincia con la scena finale del primo Matrix, pa eh, Neo parla al telefono quella scena incredibile eh, dice ok io mi sono reso conto di chi sono io so che tu sei lì fuori adesso ti vengo a cercare e vola via e, e c'è quella scena incredibile che tutti sappiamo ma poi tutta la vicenda è nei seguiti il primo film è, est è estremamente superficiale da questo punto di vista nel primo film gli umani Sostanzialmente non sono minimamente caratterizzati, sono inesistenti. Okay? Io sono sicuro che nessuno di voi si ricorda minimamente chi sono i membri dell'equipaggio del, della Nabucodonosor. Eh, servono fondamentalmente soltanto a morire nella scena in cui eh, quello che li tradisce stacca gli spinotti e muoiono, li vedi morire e basta, non fanno altro. Nei seguiti, invece, gli umani sono molto approfonditi. Tutto il conflitto fra macchine e umane è portato avanti nei seguiti. Ci sono quelle scene incredibili dove ti fanno vedere no, gli umani che danzano nella. La, nella caverna quando fanno la festa e rivendicano no, tutti i loro istinti primordiali che è la tematica fondamentale dei, dei, dei seguiti no? perché c'è questa la realtà umana contrapposta a quella delle macchine al mondo freddo e calcolatore delle macchine quindi diciamo così tutta la trama avviene nei seguiti il primo film è una presentazione del mondo ok quindi come tale, secondo me, funziona tutto il percorso e l'arco narrativo, diciamo esteso sui tre film. Per cui non ha senso criticarne uno piuttosto che gli altri. Uno può dire soggettivamente, come ritmo, come tematiche, magari mi piace di più il primo capitolo degli altri, ma sono un percorso unico. Ecco. E mi fermerei qui per adesso. Io prima di andare Chi avanti vuole... voglio ringraziare Americo Vai. Fiore Foto, Moca e, eh, e Banni che si suba per il sesto mese. E dice: Sei mesi si parla di Matrix, che bel regalo, grazie, prego. Eh, Antonio Forge01 che si suba con Prime e Aschi Testardo che si suba per il terzo mese. Se è di fila, puoi entrare nel gruppo Telegram. Eh, Ringraziamo Francesco che ha riportato Matrix, non è merito nostro e neanche colpa nostra. In questo caso, sento di poter dire. Quindi Vai la strategia di Francesco Posso? mi è piaciuta molto, eh, uh -huh. adesso ti, ti dico, la strategia di Francesco quindi è dire non si può analizzare e parlare di solo Matrix 1 staccato dagli altri due ma, si, de ma si, si deve parlare di tutta la trilogia insieme ed essendo un, il, tutto il progetto un capolavoro di conseguenza anche quindi il 2 e il 3 sono accostabili al primo questo più diciamo, meno è, senso, la è il problema è che si basa su una menzogna perché non è vero che Matrix doveva essere una trilogia. Matrix doveva essere un film, solo il primo. Dal successo del primo è stato deciso di andare avanti e di conseguenza hanno sviluppato quello che avevano detto nel primo, ma non erano previsti tutti e tre. Ce cioè, ne n'era ne era previsto uno solo. Ovviamente Joel Silver, che è il produttore di Matrix, non appena ha cominciato a incassare ha detto "Ragazzi, non possiamo fermarci qua. Non esiste. C'è materiale nella storia c'è materiale per andare avanti. Andiamo avanti. andiamo avanti, andiamo <ride> avanti. Quindi tutto quello che ha detto Francesco si basa di, di base <ride> su una menzogna, perché non è vero che erano previsti tutti e tre. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è il motivo per cui il primo Matrix è, o Matrix, o chiamatelo come cazzo vi pare, è oggettivamente superiore agli altri due. E anche per quello che ha fatto al mondo del cinema. Matrix ha totalmente rivoluzionato quello che è il genere sci-fi, fantascienza, punk, eccetera, eccetera, del mondo del cinema. Perché da lì, dopo Matrix, sono nati tanti piccoli Matrix, tutta una serie di film eh, di fantascienza o d'azione si sono basati tutti su quello che era stato fatto in Matrix. Totalmente sia per il ritmo narrativo che a Matrix perché la cosa fichissima di Matrix è che oltre a essere un grandissimo film d'azione con delle cose mai viste fino a quel momento ha anche una storia di un certo tipo e questa è la, la grossa forza. L'altra grande forza del primo Matrix è che è l'unico dei tre che è invecchiato benissimo. Perché nel, negli altri due ci sono tutta una serie di sequenze, tutta una serie di cose che sono invecchiate male. Perché il famoso combattimento di Neo con i 200.000 Smith che arrivano da tutte le parti, in più inquadrature, si vede palesemente che lui è di gomma. Perché per il primo Matrix i fratelli Wachowski hanno diciamo chiesto a un certo adesso non mi ricordo Gaeta non mi ricordo il nome del responsabile degli effetti visivi di Trovare il sistema perché loro volevano congelare il tempo in qualche modo e questi sono inventati questo sistema che si chiama Bullet Time. Che sono le sequenze dove noi vediamo tremendamente a rallenti che si muove tutto con la camera che gira attorno, che in realtà non è una camera che gira attorno, ma è tutta una struttura di tante telecamere, di tante macchine fotografiche, anzi, messe in particolare in particolare forme che puntano al soggetto eh, con dei laser in modo da essere perfettamente precisi proprio al millimetro. E Matrix, il pianometrix, è responsabile di questa cosa. A quel punto, per gli altri due, dove hanno sviluppato la storia più o meno male, poi ne parleremo più avanti, e dovevano necessariamente fare qualcosa di più e hanno esagerato con tutta una serie di cose in computer grafica. Che per i motivi che vediamo palesemente, in, soprattutto in Reloaded, ancora non erano veramente pronti a fare. Perché già la CGI in uh, Revolution, mi pare che si chiami il terzo, funziona già, revol, funziona già un po' meglio rispetto a Reloaded. Ma a Reloaded ci sono tantissimi problemi, cioè è, è, è invecchiato male. È evidente che si è invecchiato male. Nio è di gomma. Quindi di base il Concludi. già concludo. Se vediamo uno, due e tre a distanza di tanti anni. A parte che non è più una trilogia, perché stanno facendo il quarto. Quindi già il termine trilogia crolla. Se li vediamo a distanza eh? se li vediamo a distanza di anni. A livello di immagine, il primo è quello che ancora regge di più a livello di realizzazione tecnica, oltre che di storia, perché la storia sta tutta là. Gli altri due è una conseguenza di quello che racconta il primo, che, ripeto, è stata creata dopo perché volevano continuare a incassare. Mauro. grazie. Andiamo per ordine, montiamo velocemente questi due punti e poi andiamo avanti. Tu allora... mi spaventavi tantissimo, Mauro, perché eri fermo e immobile a scrivere qualcosa sulla tastiera. Quindi io stavi attaccando, tipo, <ride> ah, la Corea cioè, del Nord, cioè, tipo, stavo attaccando si, la... no, come qualcuno <ride> ha suggerito in chat, stavo cercando come si pronuncia Matrix e di cosa parla. C'è cioè, 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 Wikipedia <ride> davanti. Cioè. <ride> no, in realtà stavo facendo una veloce ricerca su questa, su questa cosa dei sequel, perché, tipo io non lo farò l'elenco lascerò che l'elenco si crei nella vostra testa delle enorme quantità di sequel che non erano programmate di, fare, di, di, di essere, essere fatti certo, dall'inizio ma tantissimi. sono comunque incredibili quindi è, insomma, è, non è valida come questione invalutante di, di principio a, a prescindere che sia vero o meno perché in realtà ogni autore ha una idea che poi decide di, come dire, adattare in base al budget che gli, che gli viene dato. Quindi, nel senso, è ovvio che, che le Wachowski avessero in testa un, un mondo gigantesco da trattare. E, ovviamente, magari era meno sviluppato, era meno. meno meno, come dire, eh, preciso di come poi è stato realizzato, ma sicuramente non è che semplicemente è arrivato Joe Silver e ha detto, oh, fammi i sordi, e loro allora hanno detto, ammazza, sì, fammi i mega sordi, cioè non, non esiste questa cosa. Ovviamente che era un reel perché... per TikTok, era un reel per TikTok. Esatto, esattamente, esattamente. <ride> e, quindi ecco, questa questione non... Non ha nessun senso. Dopodiché, per quanto riguarda la questione degli effetti visivi, disegniamo due cose. Eh, Francesco non ha detto che il primo Matrix e eh, Scusami, che gli altri due Matrix sono allo stesso modo influenti sulla storia del cinema come il primo, perché ovviamente è ovviamente impossibile. Nel senso, il primo era una cosa che non si era mai vista, gli altri due, ovviamente, essendo un sequel del primo, non potevano essere di nuovo una cosa mai vista. Così come il secondo e il terzo signore degli anelli non sono una cosa mai vista rispetto al primo. E nel senso, sono, semplicemente una continuazione di quello che succede nel primo. Per quanto riguarda gli effetti visivi, Semplicemente quello che succede è che la scena del combattimento con gli Smith è più grossa rispetto alle cose che noi ci ricordiamo del primo. Ma nel primo ci sono delle robe che fanno cacare. Ragazzi, ma il volo di Nio alla fine fa schifo. Ma di cosa stiamo il parlando? Mio... Sì, sono d'accordo. Ma è la maniera in cui si muovono gli, si gli agenti Smith. Fa, fa, fanno schifo con queste, <ride> questi effetti. Anche il bullet time è figo per l'idea, ma se poi lo riguardi bene. Evidentemente fatto in CGI, quindi in realtà Mauro, questa cosa è un, un falso storico è fotografato. Sì, è fotografato no, zio, che cazzo. Lui è fotografato. Il fondo è fatto tutto in CGI. Il, um, i, Giovanni, I proiettili nell'aria Non ti mette questo piano no, con no, me. No no, per, piano non non me. no, 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 esenziale. no, Aspetta, <ride> Il <ride> fondo è fatto in CGI. Non tutto in CGI è diverso. Zio, lui è fotografato. A parte che abbiamo anche spiegato che era stato fotografato a un frame rate più basso. Infatti, si vede che il cazzo di mantello fa il morphing tra un'inquadratura un, un e l'altra. Ma in generale i proiettili sono evidentemente queste scie che sembra è che cazzo, stanno nell'acqua. Cioè, nel senso, non è brutto per carità ma non è sicuramente una roba che la guardi oggi e fai, ammazza quanto è realistico, nel senso non è così, ma muoviamoci molto velocemente via da questa, da questa questione, perché il punto di cui non abbiamo ancora parlato è per quale motivo sono all'altezza del primo, ok? Per quale, qual è il punto? Il punto è che è il contrario di quello che hai detto Giovanni, non è vero che i due, i secondi due dipendono dal primo e sono derivativi, è esattamente il contrario, il primo non ha, senso di esistere in maniera completa senza gli, senza gli altri due perché il primo fa solamente un accenno ok parla essenzialmente di quello che è il controllo matrix è un'enorme trilogia che parla di quello il controllo come gestire il controllo su una popolazione come gestire il controllo su qualcuno che deve essere soggiogato ok nel primo c'è una parte molto semplicistica gli si crea un mondo Ok? Un mondo ideale nel quale semplicemente loro possono fare quello che gli pare e, la, e la, non si accorgono di essere schiavi. Ora, questo nel mondo fittizio di Matrix, ovviamente, è fisicamente queste persone sono intrappolate in una realtà, ma in un'allegoria, una metafora di cui si vuole parlare, poi il concetto è come fare a prendere un popolo e renderlo schiavo. Ok, come si fa a fare questa cosa? Ora Così come nel primo quello che viene detto è abbiamo provato a fare una versione del Matrix perfetta e non ci siamo riusciti perché la gente si accorgeva di questa cosa, il secondo e il terzo espandono su questa roba parlando poi del libero arbitrio, del concetto di scelta, del fatto che qualsiasi popolo non solo deve avere la possibilità di credere di stare all'interno di un mondo imperfetto, ma senza la possibilità di ribellarsi, il popolo... Non riesce a rimanere fermo. Cioè, è normale che se si crea una gabbia si creerà un, un sistema con qualcuno che ne vuole uscire. Quindi qual è il punto? Il punto è l'oppressione sistemica, il, co il controllo sistemico, che è poi è quello che vediamo nella nostra società. Il discorso è che per soggiogare una determinata minoranza non basta semplicemente soggiogarla. Bisogna sem trovare e creare un sistema nel quale nel, questa minoranza creda di avere la potenza di cambiare le cose, ma non può farlo. Questa roba è centrale nel secondo e nel terzo capitolo. È una roba estremamente. Estremamente importante, molto più profonda, molto più complessa, semplicemente del fatto di ok, sono in un mondo finto, non possono uscire, qualcuno se ne accorge e esce fuori. E quello è il cuore di Matrix 2 e Matrix 3. Il concetto del libero arbitrio, l'enorme dilemma che c'è tra ehm, questa Concludi cosa la poi. posso fare. Concludo: questa cosa la posso fare perché la voglio fare o la posso fare perché è stato calcolato che io la possa fare? E purtroppo il problema è che essendo un concetto filosofico. Più complicato di quello al centro del primo, è un po' più difficile da comprendere. E quindi, come dire, una volta mancato quello, ci si annoia facilmente. Purtroppo. Però il concetto filosofico è pari merito di, del, del primo, No. Marco. Cioè, okay. Ah, okay, ma no. okay, Finite così, Anche, giusto? Andiamo, Giovanni raccontato... ha detto: No, risulta antipatico. Andiamo avanti. Scusa, scusate, Vai, Marco. allora, eh, io da tutto il discorso che ha fatto. Mauro, non ho però colto il perché a livello cinematografico, come film e non come trattati di filosofia, Matrix 2 e 3 siano migliori del primo. Perché ragazzi, quello che ha detto anche prima Francesco, noi non stiamo parlando di due film che la gente considera che possono valere due e adesso diciamo che valgono cinque. Noi stiamo dicendo che questi film valgono dieci perché Matrix, il primo Matrix, è un cazzo di dieci. È un film. Che se veramente io poi non è che non ho la cultura cinematografica di Mauro o di altri ospiti che abbiamo avuto, ma se mi doveste dire dimmi un film perfetto per tutto quello che ha fatto, ti direi Matrix. Perché narrativamente, a livello di sceneggiatura, non c'è, ed è un film facilissimo da comprendere, secondo me, in certe dinamiche. Non c'è una scena, un dialogo che non sia perfetto e pesato nel modo giusto per portarti uh, per portare lo spettatore a stare in fissa con le scene d'azione, ma a capire quello che sta succedendo, a entrare nella filosofia senza riuscire, diciamo, a uscire dal ritmo, è un film veramente perfetto, ragazzi e quindi noi stiamo dicendo che due film che per quanto filo filosoficamente parlando e anche lei narrativa ovviamente Prendono, eh, fanno seguito all'uno perché sono Matrix 2 e Matrix 3, quindi è, è ovvio che partono da lì per sviluppare. Ma il problema vero è che non lo fanno a livello cinematografico come l'ha fatto il primo. Io non parlo di effetti speciali, parlo semplicemente proprio di sceneggiatura, ragazzi. Il secondo e il terzo hanno una serie di difetti che il primo non ha. Io non dico, a me mi fa incazzare chi dice che il secondo e il terzo Matrix fanno schifo, non è vero, è semplicemente che se tu lo paragoni a un film che ha un capolavoro della storia del cinema, è ovvio che poi tutto il resto eh, non sta in piedi. L'altra questione che diceva Francesco, che è piaciuta ad Adriano, del fatto che non si possono giudicare separatamente perché sono tutto un grande progetto, a me risulta un sofismo più che un'argomentazione. Perché è come dire no, che io, bravo, io. non hai detto fantaseneggiatura? Eh, bravo ma no, Marco, io no, mi risulta... faccio avvindolare, cioè, sono qui a apposta no, per farmi no, appena. No, no, ma io ti, dicevo, ti spiego anche perché, secondo me, Adriano, è come se mi, tu mi dici io posso giudicare solo il Barcellona e non posso giudicare come gioca Messi. È una stronzata ci sono. Eh, il, il giudizio legato all'insieme del progetto e il giudizio legato alle singole opere, perché poi sono singole opere che hanno una valenza come singoli. Non, è, non, mi puoi, non mi puoi dire allora, a questo punto, una serie TV che ha una stagione della Madonna e due di merda, è comunque una serie TV della Madonna perché è una stagione spettacolare. No, tu prendi l'insieme, fai un bilancio, e ovviamente, ragazzi, del progetto di Matrix il primo è il più riuscito. E il secondo e il terzo sono dei seguiti che hanno delle pecche, che ad esempio mi viene da pensare il finale, ragazzi, il finale di Matrix. Purtroppo, e qui, No, il finale di Matrix 3, proprio il finale del progetto di Matrix Revolution, purtroppo riporta tutto un po' sul semplicistico per, per la mia visione. Mentre Matrix 1 c'è un, una, una profondità del dei vari personaggi e non ci sono buoni e cattivi. E questa è la ficata di Matrix 1, ci sono le macchine e gli esseri umani, entrambi che combattono per sopravvivere, ma quando l'agente Smith dice che l'essere umano è un virus, eh, cioè ragazzi lo stiamo vivendo oggi, Mr. Smith ha ragione, l'agente Smith ha ragione perché noi questo mondo lo stiamo comunque affondando, quindi le macchine non sono i cattivi, sono semplicemente altre forme di vita che vogliono mh, ovviamente avere il loro spazio. Il, nel, tre, nel finale del 3, alla fine, purtroppo, si finisce con bene contro male, che è una cosa che a me ha fatto rosicare profondamente, perché alla fine della storia c'è cioè, la gente Smith mega potente che ha semplicemente sbroccato. Lui è tutto, infatti, è un programma. Parte del tutto, mondo delle macchine, è parte del mondo delle macchine, lui vuole distruggere tutto. Certo. Lui arriva il finale di Matrix 3 è classico cattivone che vuole distruggere tutto perché ha deciso che nessuno è, cioè deve vivere a parte se stesso forse e c'è le macchine a quel punto che si arriva in un certo modo perché alla fine Mio incarna il buono e c'è questa eh, semplificazione che personalmente ritengo che abbia sminuito la forza di quello che era invece tutto quello che c'era in Matrix 1 perché io penso ragazzi che però e questo lo voglio dire, credo che quello che hanno fatto non si potesse fare meglio di così perché, secondo me, una volta che hai creato un universo di quel tipo con quelle dinamiche, secondo me sono universi che certe volte è meglio se restano non troppo approfonditi in certe cose perché, come li approfondisci e non lo fai in maniera perfetta e con il tempo proprio giusto rischi poi di andare sul semplificare perché ovviamente hai comunque un'ora e mezza due ore e non puoi espandermi l'universo come vorresti e quindi forse raccontarmelo una storia all'interno di quell'universo come Concludia. fa il primo si sì, sto, sto chiudendo te lo fa diventare un film perfetto come lo espandi il castello di carte che ha costruito crolla allora abbiamo concluso il primo giro, Giovanni. Vuoi ringraziare un po' di persone che si sono cioè, abbonate Matti 06, Matti 06, quarto mese, Darkest 55, sesto mese. Teromadoc. Ah, intanto è arrivata In OutShell madonna mia, è casino. Quarto mese, mio Matrix. Matrix 1: mio film preferito in, in, assoluto, in assoluto. Ma non sarebbe completo senza gli altri due, secondo lei? Forza Divesa. Quindi Teroman Doc due mesi, Alessia 94 7 mesi, Zenzo 42 5 mesi, Mirko D'Alessio Prime, Aschi Testardo 3 mesi, Antonio Forg Prime, Moca Benni, 6 mesi, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo già tentati gli altri. Va bene. Eh, allora che facciamo? Iniziamo col secondo giro. Francesco, secondo di, nuovo, giro. Nuovo, di nuovo a te. Ripartiamo. E allora volevo dire velocemente a Giovanni che io non ho detto che loro avevano l'idea di tutti e tre i film da subito, e sono andati dai sceneggiatori in quel Intendevo avevano un'idea di uno scheletro generale di sceneggiatura di tutta l'opera, sono andati a proporla e siccome gli hanno detto "Potete fare solo un film", loro hanno dovuto in qualche maniera rimettere le cose per farla, per farla diciamo per, far, per fare stare i concetti in un film solo ma nel primo film c'è cioè una sequenza di 4-5 secondi a cui nessuno fa caso, ma che secondo me è molto pregna di contenuti, perché nel primo film noi vediamo, poco prima della scena dell'interrogatorio di Mio, no, dove eh, gli chiudono la bocca con quell'inquietantissimo effetto speciale, noi vediamo che c'è una zoomata su un, un muro di schermi, okay, che non ha, nessun contesto preso nel primo, non ha nessun senso se preso nel contesto del primo film. Quel muro di schermi è il quello che poi scopriamo è essere il, la stanza dell'architetto. Per cui ti fa intendere che un minimo, un'idea del, del, del fatto che poi verrà un architetto, che ci sarà un certo tipo di logica legata a, a lui, ce l'avevano già. Non solo tutto quello che diceva Mauro, del fatto che... che ma che cos'è? In... Di... Adriano! <ride> ah, scusa, che volevo, oh, ma che volevi? Che... Adriano, per favore, poi la di da casa. Non sono in meno. No, scusa, posso uh, dire okay. sì, una cosa, Francesco. giusto per capire. Scusa, ti abbiamo interrotto. Però quella roba poteva anche essere fatta a posteriori, nel senso eh, che ovviamente volta che hai però... primo film e poi fai no. la studio all'archivio. Cioè, la... No, perché l'avrebbe la assolutamente, vuol dire che non è che ci metti inquadratura dei televisori a caso, che un già un'idea già. Oppure riprendi dopo, la riprendi dopo magari, che hai fatto a Era un'idea zio magari si vero di che poi è stata ripresa. Ragazzi, abbiamo interrotto a Ragazzi, abbiamo interrotto tutto l'architetto. Abbiamo interrotto Beh, Francesco, non è giusto. Francesco no, vabbè, non è... Poi... era l'idea di quello che doveva essere poi. Poi, come? come? Non è che. No, caro... ah, vabbè, ma questo <ride> è. Siamo nelle teste dei Wachowski, questo è. Vabbè. No, non è questo, io quello che volevo dire è che aveva già detto Mauro: è che il tema principale dei seguiti, no, Fondamentalmente è di tutta la trilogia in generale, ma esplorato in maniera particolare nei seguiti, è la diatriba fra esistenza basata sul libero arbitrio degli esseri umani e esistenza basata su probabilità sulla logica che è quella del determinismo delle ok determinismo esatto, mi veniva la parola e sostanzialmente quello che ti fa vedere l'architetto che vediamo nella scena dell'architetto che è incredibilmente efficace per quello che vuole esprimere è che le macchine possono calcolare qualunque tua possibile reazione perché è questione di probabilità loro sanno tutto quello che potrei fare ma nel secondo film vediamo che mh, questo schermo con tutte le possibili reazioni di, di Neo, a un certo punto la camera zooma su una di queste reazioni perché è Neo che poi, essendo essere umano dotato di libero vitro, può scegliere effettivamente che cosa fare, come, come, come comportarsi. E questo è il motivo per cui le macchine odiano gli umani. Non capiscono, per loro è inconcepibile il fatto che un umano possa ignorare le probabilità e scegliere. No? L'importanza è la scelta, frase cardine no? Del, della teologia. Tutto questo... Questo concetto è soltanto nei, nei seguiti ed è incredibilmente profondo anche, se vogliamo, e coerente anche col mondo in cui viviamo, con, con le tematiche attuali. E secondo me è stato volutamente inserito in quella maniera così, diciamo, non efficace nel primo film. Perché è una cosa piccolissima, che a cui tu non fai caso, ma che quando lo rivedi a posteriori capisci che è la stessa lo stesso concetto, cioè eh, ti fa capire che è l'architetto in un certo maniera che sta guardando Nio, eh, che prevede cosa potrà fare e Nio che poi effettivamente decide che cosa fare. Secondo me è un, è un, un gesto diciamo di, incredibilmente efficace da parte dei, dei Wachowski di dimostrare che c'era qualcosa di più già dal primo film. Ehm, volevo adesso dire eh, in particolare parlare del discorso degli effetti speciali, che è una cosa che, a cui io tengo molto perché... Io ho una visione sugli effetti speciali di Matrix che probabilmente è solo mia e di altre 10 persone del mondo, ma che tenevo a condividere per dare una nuova logica di per visione. Per aggravare la tua posizione. No, no, no. <ride> <ride> allora, secondo me esiste un concetto fondamentale. Faccio un paragone con la Disney, no? Quando la Disney, che cito come massimo esponente no, di effetti speciali, perché sono quelli che possono investirci banalmente di più, Vuole fare Iron Man? No? Mette in una stanza un tot designer e un tot eh, VFX artist e gli dice: Createmi Iron Man. Il modo in cui loro lavorano è cercare di rendere credibile la tuta di Iron Man nel mondo reale. Ok? Mauro ha spiegato tante volte come studiano so, il modo in cui il fumo si deve diffondere nell'atmosfera per farti risultare credibile eh, quello che vedi, perché quello, il modo in cui la lavora Disney è che tu guardi fuori dalla finestra, potenzialmente, se vedi Iron Man, sarebbe così e va benissimo, lo fanno bene, niente da dire. Quello che succede in Matrix è un'altra cosa perché gli effetti speciali di Matrix devono essere contestualizzati nel contesto filmico in cui sono. Riducendo la questione all'osso, ok? Sì, quegli effetti speciali sembrano un videogioco in certi momenti anche di basso livello, un'animazione pessima, un... proprio mal realizzata, ma per il semplice fatto che non dobbiamo dimenticarci che Matrix è un videogioco. Matrix è un programma, Matrix è finzione. Quindi secondo me è proprio. È quasi. È meta cinematografico nel, nel suo intento in quello che, che vuole comunicare. Ti viene fatta vedere la, la, la prospettiva di Nio. Nio ha capito alla fine del primo film che quello che vede è finzione, che è calato in un contesto di. irreale, è una simulazione, è un programma, e come tale viene fatto vedere anche a te. Vieni fatto, diciamo così, immedesimare. Oh, no, scusate. E nel... l'ho fatto apposta. <ride> vieni, vieni, vieni fatto immedesimare Nio. A Nio stesso viene detto, guarda, tu. Potrai fare, potrai percorrere il tuo cammino da eletto e, e fare quello che dovrai fare, solo quando ti renderai conto che quello che vedi è finto, che non è, che non è reale, che è una simulazione al computer. E come tale te lo fanno vedere. Secondo me è un modo incredibilmente efficace di dimostrarti la realtà, anche perché non bisogna dimenticare che alla fine del terzo film, ok, la messa in scena di Matrix è. Incredibilmente irrealistica, è, è, ma è volutamente è quasi onirica. No? C'è quella strada con tutti gli agenti Smith schierati sotto quella pioggia finta eh, perché taglia proprio lo schermo sempre uguale con quella luce verde che arriva, non si sa da dove. È volutamente onirica la messa in scena, ma perché è quello che vuole comunicare e non ha senso se la paregoniamo agli effetti speciali di se la parliamo alla Matrix del primo film della prima mezz'ora di film dove quella per noi è la realtà sono proprio due modi completamente diversi di vederla, perché la trama richiede quello, perché Matrix a quel punto è tutta simulazione popolata interamente da, soltanto da Smith è tutta programma e quindi come tale ti viene fatta vedere, secondo me è una cosa forse è troppo semplice in quello che vuole dire e quindi non è stata non, non viene colta, perché... Io ho percepito un po' di Matrix 2 e 3 in questo visto... che non ho... mezzo che non ho capito un cazzo. Più no, 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 è stato e, molto... no vo volevo soltanto L è concludere in quello che, che ha detto. se si guardano invece le scene fuori da Matrix non so, le sentinelle che attaccano okay. la città fuori da Matrix quelle sono hanno. Chiaramente una, un modo in cui sono fatti gli aspetti speciali che è migliore dal mio punto di vista sono fatte meglio quelle non, non le critica okay, nessuno okay. perché sono incredibilmente realistiche, sì, sì. e non ha senso che nello stesso film ci siano scene fatte malissimo a livello di effetti speciali e scene no. fatte bene a meno che questa cosa non sia stata una scelta registrata dal mio punto ha senso. di vista, Giovanni. Giovanni. Ha senso, ti rispondo tu che subito su questa, questa cosa, WFX. Esatto, ha no. senso semplicemente. Io perché un italiano non ha certo che tu sminuire il mio compagno, no, 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 tu, oh, la, no, vabbè, no, no. tanto poi tu, alla fine decide lui il mio compagno, tanto dopo So cazzi, tu lo sai che dopo tu sei avvocato, dopo io so, come eh, so, volevo, volevo rispondere Volevo rispondere subito a Francesco perché l'idea di vedere gli effetti speciali del de tipo di mio che combatte, fatto poco bene o comunque che è uscito male. Tra virgolette, perché quella è comunque una simulazione nella storia, e quindi di conseguenza non doveva essere perfetto. È molto carina, però purtroppo è completamente errata. Perché il problema è che negli anni 90, quando è uscito quel film, quegli effetti speciali erano pazzeschi. Si percepiva che era finto, però si è rimasti tutti a bocca aperta perché una roba del genere ancora non l'avevamo mai vista. Semplicemente nel tempo è invecchiato male tutto qua. Il, il, il problema di base è perché tu dici che le sentinelle sono fatte bene e invece NIO è fatto male? Per un motivo molto semplice per cui eh, l'effettistica speciale ci combatte tuttora, come anche dice Mauro Zingarelli e i suoi vari come cazzo hanno fatto, riprodurre un essere umano, fa le fattezze di un essere umano e l'espressione di un essere umano ancora... È una cosa che ormai siamo molto più bravi, oggi, ma non è eh, estremamente è semplice. Quindi, se è già difficile, se è ancora difficile, lotto adesso il 2021, figurati negli anni 90. Invece, le macchine, essendo totalmente delle macchine totalmente inventate, è più facile fartele passare per una cosa reale, ehm, perché tanto quelle non esistono, sono macchine totalmente inventate. Quindi all'occhio umano funzionano meglio. Era semplice, è semplicemente questo è il motivo e per quanto riguarda invece la questione è molto bello come Mauro dice quello che abbiamo già detto noi però lo ribalta dicendo che invece è, è brutto, è vero quello che dice lui Mauro in tutta prima, in tutta la sua cosa sulla filosofia ha, ha parlato del primo film eh, per tutto il tempo perché il cont Sizio, perché del, del controllo è il tema principale del primo film tutto quello che tu hai detto prima tutta la tua ringa di prima è tutta basata su quello che racconta il primo film gli ma altri non c'è due... il libero arbitrio nel primo film? sì, gli altri Dunque, due scusate, non ci mai visto Matrix eh, <ride> cioè, non ci si può fare niente gli altri <ride> due, 2021. i Matrix 2 e 3 che qua nessuno ne sta dicendo subito. qua nessuno sta dicendo che sono dei brutti film eh, completamente eh, il terzo forse cade un po' leggermente rispetto al, al secondo e il problema è che gli altri due non fanno altro che sviluppare quello che era eh, quello che de, il mondo di Matrix che già a livello narrativo e filosofico ti viene raccontato nel primo film. Il 2 e il 3 lo sviluppano tutto qua, cioè non ci sono concetti nuovi, non c'è un qualcosa di incredibilmente nuovo che gli altri due film tirano in ballo, semplicemente nel primo film si parla di questa lotta delle macchine, del problema del libero arbitrio del problema della scelta del problema bla bla bla, di tutte quelle cose e nel 2 e nel 3 che a una certa si sono ritrovati costretti a fare, hanno sviluppato eh, vabbè, quello che già sì, hanno sviluppato quello che già è stato, era stato perfettamente raccontato nel primo film che si chiude con un effetto speciale effettivamente non incredibile di lui che vola e su questo sono assolutamente d'accordo e semplicemente lo, lo sviluppano vanno avanti cioè ok abbiamo detto tutto quindi esplodiamo quello che abbiamo detto e questo succede negli altri due film non solo il secondo e il terzo film sono tremendamente collegati da questo tizio che a un certo punto è quello che poi diventa il cattivo nel mondo reale perché sono stati scritti un po' di corsa fra l'altro il 2 e il 3, perché sono stati girati quasi insieme il 2 e il 3. Sono gli unici due. Nel, nei tre film sono gli unici due che sono strettamente collegati. Il secondo film si chiude con questa camera dall'alto sul lettino dove c'è questo tizio che non mi ricordo come si chiama Il che è cattivo di Batman che è svenuto. E si riapre <ride> su questa cosa. Che c'è questo qua. Allora, nel secondo film fanno questa cosa a livello di sceneggiatura che non spiegano molto bene. Non ti fanno capire molto bene come succede. Succede che a un certo punto un programma entra nel corpo di un essere umano, un programma che di conseguenza non dovrebbe avere una coscienza ma dovrebbe essere semplicemente un software, entra nel corpo di un essere umano. Questo perché? Perché avevano necessità a un certo punto per farla finire, un po' come ha detto Marco prima, di portare il cattivo nel piano reale. E succede questa cosa per cui si capisce perfettamente come succede, quando succede, perché, nonostante sia molto complicato, Matrix alcune volte però quello che devono <ride> spiegare te lo spiegano molto bene. Semplicemente tu non capisci perché. Non capisci perché, secondo la logica del film, a un certo punto questo potrebbe uscire dal mondo, dal mondo di Matrix, dal software gigante che è Matrix, per entrare nel mondo reale. Secondo la logica del film, questo non dovrebbe succedere. Perché lui è un programma e dovrebbe rimanere nel mondo dei programmi come fanno tutti i programmi. E lui, a un certo Concludi punto, esce poi, fuori giù. perché avevano bisogno di fare questa cosa. Semplicemente niente. Il, I sequel di Matrix non sono okay. a livello del primo, come dice l'opinione, per un semplice motivo: perché sviluppano un'idea già portata avanti di un film solo. È quel film da solo, che è il primo, che ti racconta una storia, che ti tira fuori un'idea, che sconvolge tutto e tutti, per poterlo sviluppare hanno dovuto tirar fuori altri due film, perché in uno solo comunque non ci sarebbe stato, e comunque volevano fare più soldi. Quello che hanno fatto alla fine è portare avanti qualcosa che già avevano detto prima. Il 2 e il 3 non inseriscono niente di nuovo, niente. E quindi Ma... non sono a livello del primo. Io vabbè, poi mi faccio fare un elenco dei punti del primo film dove ci sono. È analizzato il, il concetto di, di ineluttabilità della rivoluzione. Il concetto di controllo della rivoluzione da parte delle macchine le macchine, scusate, non delle macchine del, um, del come dire. Del capo del dittatore per fare in modo che la rivoluzione di fatto non avvenga mai, eh, tutto quanto, tutto quel concetto legato alla, alla moralità del, del, no, del non è manco vero perché totale contro l'etichetta del singolo non bisogno della che, rivoluzione, quindi era manco giù, vero. Giù. Scusate. Ma non è così, Giovanni. Non è quello il discorso. Eh... Poi il film non ha bisogno solo di se stesso, ovviamente è una metafora per un'altra cosa. E quindi la cosa finale, no? alla fine del secondo, lui ha una scelta: può scegliere di salvare le... tutta Zion oppure salvare la, la, la sua ragazza. E il punto è che questa roba è una roba che non c'è nel primo Matrix. Ovvero, questo concetto di eh, determinismo puro. Contro invece um, un'etica del, um, del gruppo, che è quello il discorso. Il punto non è, lui non deve decidere se salvare la sua ragazza o salvare le persone che ama. Lui deve scegliere se um, come dire, aderire al determinismo puro delle macchine, che è quello delle macchine, ma non è quello delle macchine, è il determinismo puro filosofico, oppure semplicemente decidere di. Agire secondo un'etica di gruppo, ovvero io non agisco secondo il determinismo puro, ma agisco secondo il concetto di salvare una persona. Non perché questa persona abbia un valore intrinseco migliore di tutte quante le persone che ho lasciato lì a Zion, ma perché. Se tutti quanti facessero come me, se tutti quanti decidessero di salvare la persona invece di semplicemente aderire al determinismo delle macchine, tutti quanti riusciremmo a fare la rivoluzione. E questo è quello di cui parlano. Il secondo, il secondo e il terzo Matrix parlano dell'inevitabilità della rivoluzione nel momento in cui si applica un'etica um, un, un di gruppo. Ora, qual è il problema? Anch'io sembra che vi abbia detto un'enorme quantità di supercazzole. Perché? Perché il punto è che per quanto noi ci vogliamo dire che il primo Matrix sia una grande idea filosofica supportata da un grande film d'azione. La realtà è che il motivo per cui Matrix è piaciuto a tutti quanti è perché semplicemente era un grandissimo film d'azione con delle grandissime eh, scene eh, mai viste prima, ma che portava avanti un principio filosofico molto facile da comprendere. Era una roba facile, ragazzi, era... E se invece fossimo tutti quanti in un mondo schiavi delle macchine, non era una roba per cui c'era bisogno di una laurea in filosofia per capirla ed era una cosa pazzesca. Ora, questo non invalida il primo, assolutamente, ma... Perché il secondo e il terzo sono sullo stesso livello, anche se in una maniera diversa? Perché sacrificando un po' del ritmo del film, perché evidentemente sono più, più, più lenti del primo, quello che fanno è portare avanti però delle idee filosofiche effettivamente più complicate. Che io voglio sapere quanti di voi abbiano letto il capitolo a scuola sul gius naturalismo e l'abbiano capito alla prima lettura io l'avrò letto 15 volte prima di riuscire a capire che cazzo era il gius naturalismo ancora me lo ricordo. Io ho smesso stanno... <ride> esatto, il punto è che il secondo e il terzo portano avanti principi filosofici più complessi per questo vanno riguardati in maniera più attenta che ovviamente tutti noi con il nostro cervello di 13 anni quando siamo andati a vedere il secondo e il terzo non ci abbiamo capito un cazzo perché avevamo 13 anni Oggi, riguardandoli, vi assicuro: se fate questo tentativo di riguardare, io l'ho fatto da poco. Di riguardare il secondo e il terzo adesso, vi assicuro che quella parte lì vi prenderà molto di più perché avete la chiave per capirla. E soprattutto è una roba più complessa, che quindi richiede di, come dire, un, un pelino più di tempo per essere spiegata. È solo quello. Io prima di partire, scusa Ma... Mariano, gradirei che mi mettessero Vai. in chat la definizione del giusnaturalismo. No, no zio non se ne esce. <ride> mi preferirei, questo <ride> senza... preferirei no, no, ognuno nella chat andesse ragazzi, a è... cercarsi la definizione. L'unico capitolo di filosofia che ho dovuto imparare a memoria, parola per parola, perché non riuscivo a capire che cazzo c'era scritto. Eh, so, insopportabile il in naturalismo grazie mille Gianluca Scarpari sei ufficialmente nel gruppo Telegram perché sei abbonato da, da più di tre mesi di fila allora io credo che qui l'ultimo, eh. manca il buon Gianni se ci fosse stato il buon Gianni no. eh, avremmo forzato tutto, tutto questo, tutto questo cioè, in realtà meno male che non c'è perché ragazzi stiamo parlando solo di filosofia e qui alla fine però si parla di film quindi io quando Mauro mi dice ci sono un sacco di tematiche nel secondo e nel terzo che nel primo non sono trattate, io sono anche d'accordo. Il problema però è il come, non il cosa. Il come e non il cosa. Il primo, come hai detto tu, prende una cosa che è un'idea molto semplice molto semplice che è pensa se fossimo tutti in un mondo inventato che è un po' quello che può anche cioè, che ha fatto Truman Show con il singolo che però lì non erano le macchine ma erano gli umani stessi a metterlo in mezzo, questo è il punto una cosa semplice è fatta con quel tipo di sceneggiatura quel tipo di ritmo quella capacità registica di stare dietro alla storia Tenendoti dentro argomenti di filosofia, ma riuscendo anche a mandarti in fissa, è ciò che ha reso Matrix 1 un film a cui tutti guardano quando vorrebbero fare il cinema. Il secondo e il terzo, ragazzi, non hanno questa roba. E faccio degli esempi concreti perché, sennò stiamo sempre a parlare della filosofia che i film ci vogliono portare. E potenzialmente anche Alex L'Ariete sarebbe un grande film. È di ma è incredibilmente filosofico Alex L'Ariete parliamo di, di, di un argomento banale, la morte di Trinity scusate per lo spoiler ragazzi che non ha visto Matrix ma ve lo meritate degli... eh, la morte di Trinity ragazzi penso sia una delle cose peggio gestite nella storia della sceneggiatura mondiale della cinematografia dell'universo, quello che succede è tutto il due tutto il 2, c'è cioè Neo che si fa un mazzo così per andare a salvare Trinity ed è l'elemento centrale di questa narrazione e poi nel 3 fanno il chioppo sulla salaria e il 13 <ride> muore. More. Ah no, muore Ma Trindice. che cazzo vuol dire? Cioè, raga, io, io accetto tutto, ma non possiamo stare qui a dire che poi Francesco... Il estremo pericose... sacrificio del singolo nei confronti ma, della Falcone. Ha, eh, ha preso una curva male, ha fatto, è finita di sotto Canavicella. Dai, Mauro, per favore. Eh, vabbè, cioè, okay. Allora, parliamo seriamente. Sono... Degli espedienti di sceneggiatura fatti perché il personaggio ha concluso il suo arco, non so come levarmelo dal cazzo. E non quindi è, vero. Si zio. è proprio questo. la morte. Ma non di è vero, la sua che cosa rappresenta: melancolo. ma quale sacrificio? Sta guidando una navicella, ma non, non è che quello è il, punto, lo, è no, è una, il punto. È, è, una, è una missione no, suicida. Lei lo sa vita. che morirà, ma che vuol dire? Non mi puoi morire in maniera così casuale. Dopo che sei un personaggio principale. È un modo del cazzo di togliersi un personaggio. Se fosse successo in un libro, avrei lanciato il libro fuori dalla finestra. Perché se tu hai un arco narrativo che si sviluppa su tre film e me lo concludi con chioppo a tamponamento <ride> multiplo, mi fa Vabbè, incazzare. È capito? Cosa così è no, no, zio, <ride> è gestito di merda. Dai, la morte di Trinity è veramente imbarazzante perché è un personaggio che ha una valenza fondamentale. E alla fine il suo ruolo è quello di un tassista. Sul finale e ti fa rosicchiare ed è oggettivamente scritto in maniera non a livello del primo. Poi, oggettivamente, non dico... secondo me, no, non è oggettivamente. ma questo Marco, è oggettivamente non a livello Marco. del primo, non brutto, e eh, non dico brutto. Vorrei provare, scusa, una cosa, eh, perdonami. Eh, ma quale Gianni, favoletta? Dammi la di definizione di Gianni, dammi la definizione di gius naturalismo. Ma sono in live? Ma parla, devi parlare, è <ride> in live Gianni. Comunque no, lo lasci in pace. Manco quando. È una, corrente, pace, una, è una quando... corrente filosofica che diciamo che presuppone l'esistenza uh, di un diritto, diritto naturale tra gli uomini. Quindi il modo di confrontarsi tra no, due uomini è. Ed... Determinato da un diritto naturale quindi è, è intrinseco e insito nella natura stessa dell'uomo. Ciao Gianni, grazie. Si... Ciao, grazie, dice <ride> <ride> okay. che anche lui ha detto una super cazzola, no? Vabbè, dai, no, no, male, no, no, io l'avevo già capito meglio se Gianni da fosse professore di filosofia, secondo me darebbe tanto ai suoi studenti. No, comunque, ragazzi, io a parte gli scherzi, noi qui siamo, ci divertiamo e tutto quanto. Ma quando no, poi, poi arrivano per opinioni pericolose di questo tipo bisogna. Anche tenere un attimo il punto, io non ho veramente sentito dalla bocca di Francesco e di Mauro una cosa che mi dica, mi dica che i il secondo e il terzo Matrix sono a livello di un capolavoro eh beh, del ti cinema. Metti muto ogni capolavoro che che del è cinema, capo, ragazzi, un film che è un film perfetto. Lo stiamo parlando ma di film è un film no? perfetto, il Matrix. Ma che stai perfetto. dicendo, eh, è perfetto. Vabbè, perfetto. Vabbè, siamo siamo lo guardi. Ci sono. Oh, allora, ti... Scusa, Adriano, e concludo. Quando tu spiegavi Matrix, tu hai partecipato all'episodio di Motorello in cui spiegavi Matrix, no? Giusto? Che era una battuta? No, non mi ricordo. C'era, sì, <ride> ah, c'era. Sì, 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 ok, sì. tu hai partecipato. Mentre lo spiegavamo, le stronzate si accumulavano andando avanti? Sì o no? Sì, perché nel primo non c'è un momento in cui dici, eh, sta cosa non mi torna tanto. Nel secondo, tipo, per, per esempio, il fatto che loro creino sono un mondo, cose... un mondo, un ma mondo no, perché virtuale per la sbatteria. No, perché la sospensione dell'incredulità regge è? nel secondo e nel terzo. Sospensione dell'incredulità traballa. Questo è. Loro prego, usano il Kung Fu per battere i programmi, giusto? Questo c'ha senso. Vabbè, quello per. Vabbè, okay. Sospensione dell'incredulità detto... che regge nel primo e nel secondo e nel terzo, no. Mauro Zingarelli, prego. Abbiamo detto abbastanza. Io credo che. Allora, qua tutto bisogna, bisogna capire. Perché il, il pronostico della chat era esattamente 50 e 50. Io adesso non so cosa la chat se è cambiato quello che ha pensato la chat o se invece è rimasto uguale o se è polarizzata e a questo punto noi come al solito dobbiamo lanciare il sondaggio quindi adesso vediamo che cosa è successo dopo tutte le arringhe durante il sondaggio facciamo le arringhe finali quindi Francesco per la difesa è partito il sondaggio Adriano partito. è partito il sondaggio quindi mi raccomando votate sondaggio in chat secondo voi i sequel di Matrix sono allo stesso livello del primo, sì o no? E soprattutto ci siamo sbagliati. Kill Bill è un franchise. È un franchise, quello sì. Allora, ormai di, quello diciamo ne dopo. Franchise. di quello ne parliamo dopo. quello ne parliamo dopo. Quindi, Francesco, prima tu vai con la tua ringa finale per la difesa. Votala in chat. <ride> allora, me la sbrigo veloce sul fatto che. Succedono tante cose che siano film complicati anche dal punto di vista filosofico, i sequel. Questo è vero, c'è tanta carne al fuoco. Ma questo non, non vuol dire niente sul fatto che i film siano di difficile lettura, di difficile interpretazione e minori in qualità. Il primo film è più semplice, i sequel sono più complessi, ma non c'è niente di male. Io invito tutti a andarsi un minimo a. Guardare come diceva Mauro i sicoli in maniera consapevole, magari anche approfondendo qualche argomento, cercandosi qualche chiave di lettura ehm, on online, si può trovare un, un sacco di modi di interpretare i sicoli in una maniera estremamente soddisfacente per lo spettatore. E veramente vi invito a farlo perché è un'esperienza da provare. L vedere i, i due sicoli di Matrix con tutti i riferimenti filosofici, religiosi che ci sono dentro è veramente estremamente interessante. Ehm, ma oltre a ciò, io vorrei dare a Marco Cioni, un motivo per cui Matrix, in quanto film, eh, i seguiti sono eh, di diritto storia del cinema, alla pari del primo, eh, nel secondo film c'è la scena dell'inseguimento sull'autostrada. Ora, io penso che non sia una bestialità se io considero quella scena, non so, top 10 sequenze d'azione della storia del cinema. Top 10 sequenze in autostrada. La top 10 sequenze in autostrada, eh. Perché, vabbè, nel senso, al di là del fatto che questi folli si sono messi a ricostruire un'autostrada per girare un film, ma non è quello, questi hanno buttato in un, in un, in un pentolone, diciamo così, metaforico, eh, un segmento in macchina, un segmento con le moto, kung fu, combattimenti. Beh, anche con il combattimento eh, quello nel, nella villa del Merovingio, nel senso, mica. Il combattimento esatto, sono. sono hanno buttato insieme tutti questi ingredienti. C'è il paranormale perché ci sono i gemelli che compaiono di qua e ricompaiono di là, quindi int introducono anche questo ulteriore elemento. roba che la Marvel, che Ant-Man 2 gli ha anculato <ride> vent'anni dopo, tra l'altro. Pote poteva venire fuori una, una trecciata incredibile, invece cioè, ecco, ecco, hanno creato delle sequenze che sono, per me, veramente storia del cinema, una sequenza di azioni potentissime. E quindi, come tali, se un film contiene scene di quel livello, per me è, il film è ok, cioè è, è alto livello, non può essere criticato in quanto Concludi, in quanto tale Francesco, perché poi, eh? Sì, 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 eh, ma Comunque, sostanzialmente... ancora il, il sondaggio, è ancora un 50-50, è 50, eh, incredibile votate, <ride> votate. <ride> no, no, io mi considero soddisfatto. Ci sono. Ok. Io credo, scusa, okay. vado io. Io Bye. credo che quello che tu ha, la tua ringa finale sia Stato, sì, è stato sia il motivo poi del perché il 2 e il 3 non sono allievo del primo. Tu per dirmi Francesco. 2, sì, <ride> tu per dirmi che il secondo e il terzo sono al del primo mi citi una scena d'azione. Ragazzi, perché ma che tu hai detto ricordo, che non ce ne sono, c'è lo... re... No, no, perché io ti ho detto che il primo Matrix ha una storia che dall'inizio alla fine ha una serie di scene che dall'inizio alla fine, una narrativa, e un ritmo che il 2 e il 3 non hanno. Citarmi una scena d'azione per dirmi che il secondo e il terzo film sono a livello del primo, Francesco mi fa soltanto capire che forse non ci devi tanto neanche tu in questo Bellissimo, tipo di roba. Perché il primo film e qui proprio torno a dire questa cosa: domanda è era veramente, è veramente gestito in maniera esemplare è. Una lezione di cinematografia. Moro Zingarelli, in fondo, lo sa, e poi nel posto viene pericolose e ne parleremo. Non ci sarò perché eh, devo a dormire, eh, ci sarò. Ah, eh. cioè, lo dico io al volo, lo so, lo so come, come, come la pensa. E ragazzi, il secondo e il terzo film non sono dei brutti film, ma non sono a livello del primo, perché hanno dei difetti grossi, molto più grossi di quanto possa averne il primo, e soprattutto ci sono una serie di momenti in cui tu non ci credi. Tu, nel secondo e nel terzo film ci sono la morte di Trinity, il rave party a Zion. Ragà, il rave party a Zion, le macchine stanno arrivando, abbiamo sconfitto e quelli fanno il rave, cioè ci sono delle scene proprio che tu le guardi e dici "Eh, non lo so se ci sto a credere. Il primo è Perfetto da inizio alla fine, non, ci, non smetti mai di crederci, ti porta dei messaggi anche se semplici. Perché poi l'altra cosa che a me fa arrabbiare è che la semplicità significa che non è un bel film, ragazzi. Un film semplice e gestito bene probabilmente sarà molto migliore di un film complesso e gestito male, come sono il secondo e il terzo Matrix. Ragazzi, comunque un sondaggio: aspettate gli finire. ultimi secondi per il sondaggio. Madonna, ragazzi, questa sera non è possibile, sono veramente ah, quasi volentieri di voi, Adriano no oh. ma allora Giovanni allora, leggi il sondaggio Andai, i sequel di Matrix sì. sono a livello del primo vicinissimi 49 e 51% proprio vicinissime plebiscito cioè, presente... dicono stavate no. 50, 50, 50 no. e 50 prima 50 e 50 dopo ma esatto comunque 51% 196 persone dicono di no e 185 dicono di sì tra l'altro sono tipo 300 e qualcosa e siamo in 1002 quasi Senti, eh, ringraziate un attimo, io mi prendo dieci minuti. Allora, per capire, vado io. Giù. Ringraziamo Ricky Underscore 38 che si risupa per il quarto mese, uh, Baba Fulvoschi che ha regalato un abbonamento, grazie mille a CD Viral, ti ringrazio da parte sua, um, Enzilu che si risupa per il secondo mese, Pietro di C0 che si risupa per il terzo mese. Eh, Laura Minos per l'undicesimo mese, ti manca un mese all'anno, vai Zia, eh, Gianluca Scarpari si ruba per il terzo mese, Jacopo 2796 per il sesto mese. Diez17 si, si ritrova il sesto mese e dice: raga coltivante, vi sto seguendo un po' in meno. ascoltandovi ci si sente sempre a casa. Vi voglio bene. Aspettiamo il 4 e arrabbiamoci per davvero. Eh, sì, forse sì. Eh, ringraziamo anche Vincenzo Scarpano. ho e... no, parlato de degli animatrix, tra l'altro. No, ma infatti io poi, Francesco, guarda, ti ho fatto questo ragazzo. Abbiamo parlato, non ho dei parlato primi, di Animatrix perché, perché Animatrix è ma ma quel prodotto che dimostra che uno poteva no. fare Matrix bene. Nell'universo di Matrix l'hanno scritti. Eh, ma sono, sono pazzeschi, ragazzi! Vi prego, andatevi a vedere gli animatrix. Cioè era proprio allora, la io... cosa che ti dimostra e poi di fare Matrix Rientravano bene. Rientravano ne nella fatto. mia logica di dire di guardare anche cose oltre ai film. Erano eh, in, ma il 2 e il dentro. 3, purtroppo. Tu puoi anche eh. vedere, no. No, non puoi no. dire il so livello del primo, purtroppo per me. Eh. Poi vediamo cosa dice il giù. Vediamo cosa. È. Allora dopo una puntata di assenza mi ritrovo in una situazione più che scomoda Dove appunto ci abbiamo avuto eh, una situazione di parità sia prima che dopo Quindi è la cosa più difficile che da, da, da qualche puntata a questa parte che mi ritrovo a fare Io farò, Allora a questo punto ho deciso che il mio voto sarà un voto romantico e di pancia e... Questa è la cosa che dici quando stai dire una stronzata, giusto? <ride> <ride> giusto. No, perché... Sì, sì, no, sì, vabbè, no, guarda... vediamo, vediamo <ride> se, ho, se ho profetizzato bene Perché effettivamente diciamo che in tutto quello che ho sentito questa sera E mi sono ritrovato d'accordo con tante cose dette da una parte e dette dall'altra Però ci sono state due cose in particolare che mi hanno colpito molto E che addirittura dopo tutti questi anni, dopo aver rivisto i film diverse volte, ehm, cose a cui eh, io ho sentito per la prima volta e a cui non avevo mai pensato e quindi siccome mi piace pensare che comunque per i posteri siccome noi facciamo questa cosa per, fare, per, lasci per un, lasciare un'eredità, per un lascito, certo. no? questa è l'eredità in realtà, giusto? Cioè, sì, pronto, parlo, cioè. di, <ride> parlo di opinioni pericolose, ovviamente. Cioè, lo facciamo perché la, per lasciare un segno per le future generazioni. E io voglio Però, che eh. le future generazioni possano sapere che tutta la trilogia di Matrix è un capolavoro. Quindi, secondo Effetto. me, il, ho mandato e, la e non solo. E le, due cose, e le due cose, che mi hanno colpito sono la, il concetto, quella la cosa dei televisori di cui parlava all'inizio Francesco. Che io non ci mai pensato. Una stronzata apocalittica. Aspetta, Però, aspetta, e, e l'idea, che, che è una stronzata, questa, ma è romanticissima. Del fatto che degli effetti speciali Matrix siano fatti male perché Neo ha capito Perfetto. Matrix e quindi vede il brutte cose e quindi la È tua decisione, la tua decisione si Mauro basa su hai due stronzate. Che non ho mai usato quindi, fantasceneggiatura. Grazie Marco, Grazie. Vedi, quindi, cioè, mi sono messo le me. mani Le legate la schiena stasera. Bravo, eh? Non ho grazie. detto né Matrix né fantasceneggiatura. Quindi, Adriano, tu bravo. ci stai dicendo che il 2 e il 3 sono allo stesso livello okay. del primo Quindi tu ci stai dicendo che la tua decisione si basa su due stronzate. No, 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 ma Adriano hai, adesso da oggi Beh, vedrai romantico. sempre Dietro il secondo e il terzo e non vedrai il cioè, fai da vedere a Margherita prima il secondo. Ma perché? So ma che senso c'ha? Se ha detto Io che sono fai. allo stesso livello, mi chiedi hanno lo stesso e eh no, una punizione Infatti. fatta sui, po sui figli dei suoi figli. Va bene, va bene. No, Bellissima ragazzi, però, questa scusate, soluzione. Ma poi un'altra no, cosa è, ferido, posso, è posso aggiungere l'ultima cosa? E poi un'opinione pericolosa che in partenza si presenta 50-50 e finisce 50-50 per me vuol dire che sì. già come opinione, già ha vinto. Adri già di suo. Adriano, però Quindi, sto bevendo io, eh... se embriago te, capiamo? Eh, come dice <ride> <funziona> il basso, <ride> <un 'altra. ride> Punto esclamativo, giusto naturalismo, io direi. Punto Francesco, grazie mille di esserti accollato. Grazie politia. a voi, eh, grazie eh, Francesco. Stato... Io aspettavo il momento in cui qualcuno dicesse questo, questo tipo di roba. e L'hai fatto anche bene: anche se, secondo me, un minimo di sofismo. Ce cioè l'hai messo, però ci credi veramente che è questo poi no, quello che importa. io ci credo veramente. Sì. Mauro, invece, io no, è per questo che in quanti... e tu invece, andrai in paradiso. Io consiglio a tutti quanti di riguardare il 2 e il 3 di seguito, cercando di fare attenzione non al film che spacca tutto, ma a cosa ti sta, cioè, ogni volta che ti fanno una pippa lunghissima seduti a una panchina. Di cosa sta parlando quella pizza? Beh, ma... Prenderla più in ascolto mi dice: devo prepararmi al film, leggermi le cose. Raga, ma Di che stiamo parlando? Sì, ma son dai, bellissimi ma... Il due, il male, ma Sono bellissimi il 2 e il 3. Sono belli, però, però non me puoi dire Il 2 due... è bello, dai. Il 2 sì, è, sì, sì, è bello. Sì, eh, poi lo diciamo nel post, meglio se me soffrono del problema. Terzo, ultimo film delle trilogie splittato in due. L'hanno fatto, però, prima che arrivasse Twilight e Harry Potter. Questo è, secondo me, il vero problema. Che il secondo Vabbè. film è tutto un primo atto. Sì. Vai, no. Se è stato adesso. Grazie, Francesco, l'avrebbero spezzato. Grazie, fra veramente ciao, ciao. 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 Francesco, ciao. grazie ciao. mille alla prossima. Ciao. Hai, ciao. Vinto, hai vinto ciao. Eh. quindi ciao. Hai vinto. puoi andare, il dietro. vincitore. Ciao! Ciao, ciao. facciamo ciao. subito. Chiamiamo subito il prossimo Essa utente arriva. che ci porterà a parlare di Tarantino. Eh, e quindi a questo, poi, dopo che arriva l'utente, io mi devo trasformare in un avvocato a un certo eh sì. punto. Nel frattempo ringrazio anche Maria Sganaway che si abbona per il quinto mese di fila, e Giusto per il Dunque. sesto mese, e Johnny Barzon Adriano, per, il per il la sesto cosa mese, di prima: che dice, oh no. oh, scusa. Quale? per la cosa di prima, per la questione dei televisori, cioè giusto, aspetta. Secondo te eh. è tanto folle pensare che in realtà semplicemente se suddetti detti qualcosa dei televisori e la fica rifacciamola? No, Scusate non è però adatto. adesso aspetta eh, mi no, una dire, cosa un, proprio un assurdo. minuto. Assurdo. No. no aspetta Mauro fammi dire ma ragazzi va bene tutto ma che quindi che cosa volete dire? Che loro hanno messo lì un'immagine a caso a bella sta cosa dei televisori famole c'è cioè, sarà stata un'idea dietro di cioè, quella che non ha nessun senso. Stava... Ma c'è un'idea di concept, cioè l'immaginazione cioè, cioè, di di all'architetto è proprio no, è quella ma quella la cosa C'era il concept: di c'è cioè qualcuno che ha creato e che sta guardando, che ha creato no, male ma sviluppato. Beh. Ma, no, eh, eh, però ma per me me è proprio me. Come che, però se, se, potete poi. venire a raccontare che i Wachowski stavano fissa con i televisori? No, no, no. Però stiamo dicendo che stiamo arrivando a riprendere quelle inquadrature come. Come Giraia, collegamento con l'architetto Mi sembra un azzardo È un po', Quindi, è un, beh, po un arrampicarsi Però, però un va un bene così Cos'è questo vinto? sondaggio? C'è Giuseppe, sì, c è, c è, Giuseppe. è arrivato Giuseppe, Giuseppe. <ride> <ride> Faccia entrare Giuseppe <ride> Così mi sminuite il giudice ragazzi non va bene, No mi sminuite mi pare, il giudice Faccia entrare Giuseppe Ciao Giuseppe Ciao no. anni, come state? Bene bene Tutto bene tu come stai? Tutto bene tutto bene dai come Dove ci chiami? Vi chiamo io da Bergamo mi fa delle da prendere dell'acqua scusate. Vivo a Bergamo da un annetto, a causa della mia ah, Hai scelto un bel periodo. Per eh sì, Bergamo. oltretutto la memoria fa anche l'infermiera, quindi guarda, è stato un anno ah, fantastico. E, e, e però, siamo sino... vicini. Sì, sì, dai, ma adesso va molto meglio. Siamo usciti molto, quasi, molto dai. Meglio. Sì, sì, sì. E, Niente, io ho 33 anni, eh, faccio l'osteopata nella vita. Bello. E bello. Sono, in realtà non sono di Bergamo, sono originario, sono e, okay, niente. No, devi sapere che io con... ho una passione per... Fai, tu mi, mi insulterai perché non penso sia no, okay. non la stessa cosa dell'osteopatia per i chiropratici su YouTube. Eh, detto, no. Beh, no, allora, guarda. sì, in realtà mh, la chiropratica nasce un po' dall'osteopatia nel senso che... Eh, non mi ricordo come si chiamava il, il fondatore della chiropratica, ma sostanzialmente era andato a studiare da Steele, che è il fondatore dell'ostrofatia, aveva preso delle tecniche e poi le ha... E ha cominciato a sconcertare la Esattamente, esattamente. E e I chiropratici... So esatto, usano queste leve lunghe a differenza della nostra che usiamo anche quelle tecniche, non solo, ma sono un po' più insomma. Sì. Ok. Tecnici. Volevo dire questa cosa. Intanto Giulia Di Mauro, se vuoi, Giuseppe vuole già fissare un appuntamento per, per non lo so per una visita. Quindi va bene, non se vuoi cioè fare semplice. Poi diamo l'indirizzo dello studio. Sì, sì. Allora, anzi guardate che... volevo farlo alla fine se volete dico subito vi faccio pubblicità subito. sul mio profilo instagram che è bonanomi.steopata quindi se volete mettere like è... una... non... a, a bonanomi.steopata bonanomi sì. vi ricordiamo vi seguire che adesso ha il 5% di sconto su ah, una sì. seduta ricordiamo, Scusate, sì. ricordiamo che Giuseppe <ride> ha aperto la live dicendo che la sua fidanzata <ride> è infermiera quindi io volevo solo. che c'entra ma stavo eh, parlando perché, di medicina tu non leggi Twitter. perché tu non tu leggi. sai che vuol io dire leggo. essere fidanzato con osteopata di una vita che ti mette a posto che bello <ride> sarebbe. Guarda, ti invidio Va molto la tua, la tua fidanzata, Giuseppe. Giuseppe Quello che tu fai di lavoro, sento che dovrai applicarlo su di noi Scusate, per metterci a posto. Il messaggio di Saretta mi ha fatto sentire male? Eh, è? La vita ginecologica, eh, vabbè. Hai capito, Adriano? Perché per una tu non leggi, io leggo. Ma, non ma niente. sapete qual è il paradosso? Che in teoria la mia, spe... la mia specializzazione sarebbe sul trattamento delle problematiche proprio peliche. Eh, Giuseppe, Tutta la cerci, Giuseppe è la verità, C'è no, no, gente che dice fidanzato o non sposato? Ti cioè, prego, eh, eh, Adriano. Capito perché ti dicevo, io leggo. Scusate, tu non leggi, ma è opinioni pericolose? O in un attimo è diventato eh, Tinder, Diventa, diventa Esatto. Capito. Bravo, Adesso... vabbè trasformiamo lo sfondo diventa rosa dai andiamo avanti allora stavo dicendo quello che tu fai di lavoro a parte sì. la specializzazione <ride> <ride> è, è quello che ci, probabilmente servirà a noi dopo aver discusso dell'opinione pericolosa che tu ci stai per portare questa sera anche perché poi io adesso sono ancora un attimo una figura di giudice ma dopo mi trasformerò in avvocato quindi io Vani, le ultime mie bene. parole le ultime mie parole da giudice le, le pronuncerò adesso. E quindi, Giuseppe, qual è la tua opinione pericolosa di questa sera? La mia opinione pericolosa di questa sera è che dopo Bastardi Senza Gloria, i film di Tarantino sono stati mediocri. Dio santo Giuseppe, ma perché questa cazzata? Secondo, Secondo me, me servirà eh, anche dai. la tua specializzazione, Giuseppe. <ride> allora ma, ma, se che... non sbaglio, Marco Cioni diventa giudice adesso, quindi lo devo mettere. Perché giudice io e eh, Quindi mi devo fare, dovete fare le squadre. Giuseppe, allora... sei una bella persona davvero, però... Beh beh, dai, allora Marco, sto riflettendo perché ho l'occasione di mettere in Santucci, cosa che Oddio, non mi dispiacerebbe fare, quindi forse, visto che la Santucci prima ha comunque sminuito il mio compagno di difesa facendo delle illazioni, illazioni Ria Santucci lo metterò in difesa insieme a Giuseppe e poi invece all'attacco avrò Mauro e Giovanni che fanno proprio i fratelli Derrick della nostra squadra. Abbiamo parlato di Tarantino lunedì io e Mauro. Io e Mauro abbiamo parlato di Tarantino lunedì. E io ho detto che i film di Tarantino mi piacciono tutti tantissimo, soprattutto c'era una volta ad Hollywood, lo Abbiamo fatto una tier list in cui erano tutti S praticamente, l'ho recuperata quel pezzo di live. Potevamo fare una tier list che era tipo S ⁇ S ⁇ S ⁇ S ⁇ S ⁇ Ragazzi, quelli no, che hanno visto eh, la Marco. tier list, dimenticate tutto quello che ho detto. No, no, Marco. <ride> eh, ma, eh, sì. è, è pronostico. Eh sì, esatto. Lanciamo il pronostico. Ora che sapete le squadre. E sapete le opinioni. Sta a voi Io scommettere su quale squadra porterà a casa la vittoria. Se la difesa di Giuseppe Adriano anti Tarantiniana dell'ultimo periodo, o quella di l'attacco di Giovanni e Mauro, eh, amanti Tarantino da, da, da aeree geologiche fino ad oggi. E poi alla fine tu, Mauro, vuoi dire che sono tutti bellissimi, eh? Puoi anche portare avanti questo tipo di opinione qua. Non c'è bisogno che dici altro. No, no, no semplicemente quello mi sono, sono io a dire per io almeno mezz'ora nella scorsa live per dire che Once Upon a Time in Hollywood era uno dei più <ride> peggiori della storia. Ma io sono è un altro discorso. Io sono io, porterò avanti il, la, mia, la mia idea contro il fanatismo questa sera. Ve lo dico perfetto, Giuseppe. È il tuo momento. Vai e dici perché pensi che Tarantino stia diventando sempre di più un fallito. Parole tue non mie, Giuseppe. Vai prendi. Ok, <ride> rappresento un pochino. Allora, no, no, vabbè, no, ovviamente no. si parla di Jungle Unchained, di Hateful Aid e cerca una volta Hollywood. Eh, ovviamente ci saranno degli spoiler, però mi sembra che questi film siano anche un po' andati in prescrizione, quindi si possono anche fare. Come sempre bisogna partire con una premessa e di dovere dicendo che okay, Tarantino è chiaramente un grandissimo autore, è un grandissimo regista che ha fatto la storia del cinema, è eh, celebrato e osannato giustamente. Okay. Tra l'altro anche nella lingua italiana volendo è anche aggettivato, quindi si dice che si usa il termine che è una cosa tarantiniana, no? nel senso per dire che è qualcosa magari un po' palpo, un po' appunto violento, quindi sicuramente è entrata la nostra cultura, però quello che mi sembra è che ehm... scusa, il pronostico co... come qualcuno, scusa Giuseppe sto guardando io, sto guardando io ah, okay, poi dai, adesso dai, Giacomo dai. Mi, mi aggiornerà comunque ragazzi, Giovanni ti prego di togliere la grafica a schermo perché come cazzo l'abbiamo scritto in è, è, è in Glorious Bastards è in Granis Bastard, si chiama ragazzi, il film. Marco Cioni. Sei sì, cioè, un giudice ragazzi, ignorante. Se non sapete manco. Allora, in chat, se non sapete manco di che stiamo parlando, io, io e Giovanni vinciamo per te. Cioè, eh, eh, no, eh, ragazzi, sì, ragazzi. Il, il giudice... queste, sono le basi, queste sono le basi. Se non sapete ragazzi, neanche ragazzi, di che cosa stiamo parlando, non eh, scherzo. Marco Cioni, adesso dovete guardare la mia gamba pelosa per colpa di questa cosa. Vai, Dicevo che a me sembra che quindi, eh, però ultimamente, eh, Tarantino stia peccando un po' di fantasia, di cose da dire e si stia anche compiacendo troppo. Adesso entro un attimo nel merito. Ad esempio, io a me ho eh, voglia di comparare eh, 8v8 a Le Iene, perché sostanzialmente 8 Full 8 e Le Iene non sono altro che lo stesso film. In maniera un po' diversa, però, che cosa sono? Sono sostanzialmente un film corale in un unico setting in cui alla fine abbiamo questo plot twist eh, incredibile, questa sorta di colpo di scena. Abbiamo la sparatoria, sangue ovunque. Abbiamo questo finale da Tragedia Greca dove appunto abbiamo eh, morti vari. E sostanzialmente possiamo dire: ok, eight full Eight è Le Iene con più soldi. Sostanzialmente è un film western, però. Sono, secondo me, due film molto molto assimilabili. Okay. Quindi, questo è uno delle prime, dei primi elementi. Il secondo elemento riguarda Bastardi Senza Gloria e eh, C'era una volta Hollywood, che hanno, secondo me, uno stesso espediente narrativo. Eh, devo dire che Bastardi Senza Gloria, la prima volta che ho visto, mi ha lasciato un po' interdetto perché, essendo in teoria un film storico, avendo un finale che non rispecchia la storia, in quel momento mi ha lasciato un po'. Così, però poi andando a leggere, cercando di approfondire, ho capito e mi sono detto: Ok, me lo accollo. Perché cosa succede? In Bastardi senza gloria, viene ucciso il dittatore tedesco, ok? Per le regole di Twitch, non diciamo chi. E, ehm, uno dei tanti, uno dei tanti, esattamente. E, eh, che, però, questa cosa non succede nella storia. Però, se giustamente, se uno poi va a analizzare il film, cosa succede? Viene ucciso lui e tutti poi quelli che sono i suoi accoliti nazisti all'interno. Di un cinema e quindi si dice Tarantino ha, fatto, ha preso questa decisione perché? Perché solo tramite il cinema io posso cambiare la storia, solo tramite il cinema la storia può essere cambiata. E quindi alla fine uno dice figo, ci sta questa cosa. Poi arriva c'era una volta Hollywood che mi ha fatto incazzare in una maniera assurda, e questo è un primo motivo, lo riprenderò dopo. È che sostanzialmente c'è lo stesso espediente, ovvero. Lui sh salva Sharon Tate da quella che poi è stata la strage. E quindi io dico: Ah, wow, cioè la stessa cosa. E se poi tu vai a leggere comunque, senti quelle che sono state le critiche, si dice: Ah, Tarantino, capolavoro perché lui è stato molto dolce. Perché ancora una volta, solo tramite il cinema ha deciso di poter salvare la povera Sharon Tate da quello che è stato il suo destino. E quindi dico: Ok, bello, ma l'ho già visto. Cioè, me ne hai già parlato, Quentin. Quindi, quello che voglio dire io è eh, sostanzialmente questa prima parte, ho finito. Abbiamo due film che sono, hanno certi elementi che sono simili a quelli precedenti, e okay. che sostanzialmente non mi raccontano niente di veramente eh, nuovo. Questa è una prima parte, poi ho altre cose da mettere va. Io tra Joe e Mauro, Mauro non lo so. Tu stai facendo delle ricerche? Vai avanti, te, Mauro. Io... No, no, no. Io ci sono. Comunque, vai, scusate, Mauro, vai, adesso, vai Mauro. Perdonatemi. Adè... Scusate, scusate. Sì. Siccome poi adesso mi è apparsa la live, effettivamente. Comunque, Busters l'avete scritto bene. Sì. Ma Inglorious, avete scritto male. No, cioè, no, è scritto detto, no, così. Eh, è stato un è panico. Scritto panico scritto così, andiamo, avanti, <ride> andiamo avanti. Andiamo avanti. So sono eh... 6.000 messaggi sulla chat. È scritto, Mauro. Giù, Mauro giù, vai. No, è sbagliato, ragazzi. C'è in... un Audi troppo, scusate. Eh, eh, il Glorious eh, è sbagliato. Vai a cercare, adesso. Però andate ragazzi. avanti. No, vabbè, ok, eh, andiamo avanti. Lasciamo nel... se la vedono i nostri tecnici elfi adesso Infatti. a risolverlo. E... Allora, detto ciò, il punto è che non ho sentito proprio tante argomentazioni. Tu dici che sono mediocri. Io non penso neanche devo... Come dire, devo mm, dimmelo, dimmelo, mettermi devo. a negare le, le mie posizioni dell'altro giorno, in cui no, dicevo ah, però a me quello non è perché il discorso è che a me non sono piaciuti alcuni degli suoi ultimi film per la direzione in cui sono andati. Però mediocri, ragazzi, è proprio una brutta cosa. Dire a fine di Tarantino, cioè, mediocri, no, cosa cioè, nel senso, bestemmia. Django è un cazzo di capolavoro. E, e lo sappiamo tutti, nel senso magari c'è quelle due o tre cose che non possono non piacere, però ok, poi c'è 8 full 8, 8 full Eight è magari a me è piaciuto leggermente di meno, ma se lo andiamo a controbilanciare con un altro momento della carriera di, di Tarantino c'è comunque Jackie Brown a un certo punto, quindi nel senso non è che sai è un film, è un film da 5, è un film comunque da 7 e mezzo in una filmografia da 8, 8 e mezzo, e il discorso è che se uno va a vedere... Eh, il, tutti quanti i, i, come dire, i, i siti che fanno agglomerati di, di, di recensioni si ottiene sempre la stessa roba quindi se vai su Metascore, se vai su Rotten Tomatoes se vai su eh, IMDB non che siano come dire la, la no Bibbia stand, però no, giusto no, per, no. per farsi un'idea di quello che pensa la gente effettivamente comunque nel senso prima ci sono Jackie Brown e Grindhouse che sono considerati un po' dei film un po' così, così nella carriera di Tarantino. Dopo ci sono, um, uh, eight, no, scusatemi, non Hateful eight, eight. Sì, Hateful Eight, eight eh, c'era una volta ad Hollywood che sono considerati un po' sni rispetto a, agli altri. Però comunque c'è. Cioè, a me non sembra che la, la bravura di Tarantino sia calata. Secondo me il discorso è diverso. Secondo me il discorso è che esistono due tipi di autori. Esiste Spielberg. Che fa semplicemente o Hitchcock, eh, che è molto simile, che fanno semplicemente una valangata di film. E quindi passano dei momenti in cui fanno delle cose pazzesche, dei momenti in cui fanno delle monnezzine, cose pazzesche, monnezzine, cose pazzesche monnezzine. E poi esistono invece dei registi che sono puramente autori che scelgono molto attentamente. I propri film molto attentamente. E sarà un caso se tutti questi cazzo di registi arrivati al settimo, ottavo, decimo film, iniziano tutti quanti a rompergli le palle? Sarà un caso se a Tarantino e Nolan stanno esattamente la stessa identica cosa? Perché? Perché, perché la finisce. gente è semplicemente. esatto, perché la gente vuole vedere sempre la stessa cosa. E l'autore, invece, che è un artista, vuole fare sempre qualcosa di diverso. Solo che le persone sono di coccio, come si suol dire, e vogliono vedere sempre le stesse cose. E a un certo punto dicono: no, che palle, io non ci hai dato la stessa identica. Cosa che volevo vedere? Allora vuol dire che sei un venduto stronzo. e Invece, semplicemente uno si evolve. A me non sembra che siano mediocri, semplicemente non sono uguali a prima, ma sono diversi. Vanno in un'altra direzione e non sono così uguali. C'è il pretesto, io il pretesto lo favore, stesso Giuseppe. Mediocri si intende da 1 a 10. Giusto per capire? Siamo sul 5, su, cioè, per capire. Uh, sì, io è secondo me non sono. Comunque. Sono 5, sì, 5, 5 mezzo. Ok, va eh, bene. Ok, vabbè, no, che è una follia, quindi io smetto di parlare, vai a oh, sì, proprio. Si no, ha fatto allora proprio mi, il mic drop. Mi aggancio, mi aggancio a questa cosa che, che ha detto Mauro. Lui dice: è una, sarà un caso che a un certo punto, in questa, nella carriera degli autori, dei registi un po' più autori, poi iniziano a rompere gli coglioni perché la gente vuole sempre la stessa cosa. E invece l'autore ti porta sempre, ti vuole portare qualcosa di diverso. Ma invece, qua a me mi sembra che stiamo parlando proprio del contrario: cioè riprendo il discorso che diceva Giuseppe prima e faceva un parallelismo tra tu l'hai fatto, perché io me ne ero preparato già. Tu l'hai fatto tra giustamente tra full hate e le Iene diciamo che eh, le Iene è un 8 full 8 che ci ha creduto molto di più se vogliamo nel senso che le Iene è molto più meritevole ma come Kill Bill è un revenge movie tanto quanto lo è Django ma come c'era una volta ad Hollywood è un film che ti in cui lui prova a dare anche lì una certa, una sorta di rilettura di un fatto storico per eh, per riportare la sua visione, cioè, quindi dove sta il diverso? Io invece ci trovo proprio in questi tre film che sono quelli dopo, Inglorious Busters, che è scritto con tantissime U, con tutte vocali strane, tutto sbagliato. Le... è scritto sbagliato sì, sì. apposta. Scusatemi, piccola parentesi, perché è la diventa bastardo devi stare calmo, calmo devi ascoltare. No, che sta dicendo dicendo che è, no, non ce, ho scritto, ho Mauro, eh. non ce l'ho con Mauro, non ce l'ho con Mauro. Ok, scritto, ma io l'ho è, Stavo... è scritto sbagliato apposta perché è un gioco di parole relativamente a un film italiano che si chiamava Inglorious Bastards. E quindi per chiamarlo uguale, ma con le lettere diverse, Tarantino l'ha chiamato Inglorious Bastards. No, ma infatti... ma adesso, è bastardi, ho... adesso è Bastardi senza gloria. Eh, ma infatti, a parte perché non abbiamo usato il titolo italiano, eh, è vabbè, <ride> però. Dai, 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 dai quindi scusa, ok, Comunque, Adriano no, continuo che dicendo. Eh, e quindi stavo dicendo invece in realtà dove era arrivato il discorso? Mi sembra proprio che lui, ah, in Glorious Busters che invece secondo me è proprio uno de delle punte eh, con Glorious Busters <ride> è una delle punte della sua carriera, mi sembra che invece dopo lui abbia proprio terminato quella verve e quella creatività come può succedere a tanti registi eh, a un certo punto per cui sta un po ha un po' cominciato ad autocitarsi, a, a riraccontarsi, però. E secondo me l'emblema massimo è proprio eh, Once Upon a Time, uh, Upon a Time in Hollywood, Hans. dove praticamente si sente proprio che era scarico. Cioè, tu alla fine del film lo vedi, dici. Per carità, non te se può di niente. Lo, lo sai fare, lo sai mettere benissimo in piedi un film perché l'hai saputo fare dalla tua opera prima. L'abbiamo visto con opera prima, quindi sei un, 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 un top in questo. Però poi, ma che, ma che, dove sta poi veramente Tarantino? Quello che ci ha fatto vedere Tarantino nelle sue, nelle sue prime opere? E secondo me questo è proprio quello di cui parla Giuseppe, che poi, per carità, poi come diceva Mauro, il problema anche secondo me degli autori che fanno pochi film, a differenza di uno Spielberg, è che poi c'è sempre un'aspettativa molto alta, no? E quello sicuramente è, 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 può essere contro. Non che Spielberg ne abbia cannati pochi, eh? No, ne ha cannati un botto, no, Spielberg. Scusate? Vai. Aspetta. Eh? Eh. Eh, sta mi sta, mi sta lì? là. E, e ci, ci? Non, ci? non è. Eccolo lì. Non è. Niente. Eh, vabbè, ok, è passato. Eh, però sta lì, eh? Ok. E... Vai. Io chiudo. Oh, Eccoli. E niente. E quindi voglio dire che il problema è proprio questo, nel senso che mh, per quanto l'aspettativa possa essere, poteva essere alta e quindi magari un fattore controproducente, però poi nei fatti, ok, ma i film di fatto sono, sono delle, delle cose già viste che lui ha già fatto. Ecco perché Vai sono inferiore A parte Adriano che okay. tu Dateful 8 non l'hai manco visto Però andiamo <ride> ah beh, adesso, eh, Questa adesso, cosa questo... che <ride> <ride> Però è vero Questa cosa che mh, Dateful 8 È leggero. Eh, sono... Allora da oggi Giovanni tutte le volte Che non avrai visto una cosa lo dirò in live Certo fai bene, simpatico, fai lo bene. Vabbè. Eh, Io lo dico subito quando l'ho visti Allora um, sì, sì. A parte Poi vediamo cosa su cosa? <ride> ah, Poi no, vediamo, ved poi vediamo. Eh, Quando c'è stato si doveva parlare di. De... La serie con i draghi mi sono tirato indietro. Roba. Comunque, ehm, a parte che Dateful Late Eight sia, sia Le Iene, non è mai stata una dichiarazione di Tarantino. E qualcuno che l'ha trovato molto simile, semplicemente perché sono due film monolocation. Ma che cazzo ha detto che è una dichiarazione di Tarantino, nessuno ma chi l'ha detto? È una dichiarazione detto. Tarantino, Tarantino. Tarantino. Allora, Calmi, no. ragazzi, calmi. È una sono semplicemente... sono semplicemente due film monolocation. La cosa bella di Dateful Late Eight è che sostanzialmente. È un thriller psicologico perché è quello ambientato nel western a mo' di Tarantino perché quello che riesce a fare Tarantino con tutti i suoi film, dal primo all'ultimo. A Mauro, per esempio, alcuni sono piaciuti meno, a me piacciono tutti indistintamente. Forse solo Death Proof crolla un po', sempre per ammissione pure di Tarantino. È il fatto che lui riesce a tarantinizzare qualunque cosa che decide di fare. La cosa bella di Tarantino ed è uno dei pochi che lo fa Che tutto quello che gira è scritto da lui Solo Jackie Brown fa eccezione È l'unica cosa che fa eccezione perché Uscito da Pulp Fiction che ha vinto la, la Palma d'Oro a Festival di Cannes Che per molti era una roba impensabile Invece ci è arrivato Decide di fare totalmente una cosa diversa Perché? Perché il pubblico si aspettava un altro Pulp Fiction E lui giustamente ha detto No, io non voglio fare un altro Pulp Fiction perché Tarantino non vuole fare sempre la stessa cosa, le sue tematiche sono quelle, è ovvio, le conosciamo tutti. Lui parla di violenza, parla di razzismo, parla della, della, della donna che lui vede nei, nei, in molti suoi film: le donne sono molto forti. Vedi Gil Bill, vedi Jackie Brown, eccetera, eccetera. Quello che riesce a fare Tarantino in ogni suo film, dal primo all'ultimo, è una roba unica. Cioè, dire che è Inglorious Bastards o Bastardi Senza Gloria è un film mediocre perché lui alla fine decide di uccidere il dittatore che storicamente questo, non è morto, no. l'ha detto Giuseppe, prima. No, no io anzi, non dico che io ho detto, detto che Giacomo è Fulette e Cernotte. Eh, che cosa no, Prima hai, hai detto? Che qui. Hai detto che Bastardi Senza Gloria senza hai senza fatto senza tutto un discorso sul fatto che lui ha ucciso il dittatore e che non funzionava come cosa. Tu hai detto: No, non ho detto questo. Ho all detto allora che è la stessa io. cosa, lo stesso espediente. Che no, fatto, fatto, ha fatto in Anza Bonatai. Minore che all'inizio non avevo capito. Poi ho detto: No, è bello. Ci sta Ti chiedo scusa, avevo capito male io per chiarezza. Noi stiamo dicendo che Bastardi Senza Gloria è l'ultimo. Ok, avevo capito male io. Avevo capito male io, chiedo scusa e Allora niente. Mi ero impostato tutto un discorso su quello. Quindi, da Django in poi, ah, secondo perfetto. te fanno schifo? Esatto, eh. sì, sì, sì. Quindi Gio è d'accordo. Andiamo avanti. Mauro. No no, 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 rega, no, ragazzi. Cioè, ma va bene, va bene, sì. bene ma andiamo ma avanti, andiamo avanti. Dai, andiamo. Eh, dopo vuol dire dopo. Nel senso, eh, sì, 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 andiamo, dopo andiamo avanti. Andiamo. È maggiore senza lugare. Sostanzialmente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vai, vai Giuseppe. Io gradirei ragazzi che poi eh, eh. degli esempi. Comunque, giustamente concreti. mi dicono come avevano detto che non se l'era collato, ma poi gli era tornato. Io stavo parlando di Dove... quello, però andiamo avanti. Giovanni, no, no, hai ragione, hai ragione, Allora. Ragione, andiamo. Che fatica. Allora, eh, ragazzi, eh, vi gradirei se poteste farmi degli esempi concreti sui singoli film, nel senso che se voi mi dite da un certo punto in poi. Questo tipo di roba, eh, a, a, diciamo, il, la, la cinematografia di tarantina ha subito un crollo, fatemi capire dove, perché ad esempio, io vi dico il mio pregresso, perché poi sono un essere umano e vivo di emozioni, Once Upon a Time Hollywood a me è piaciuto, ma ad esempio Ageful Eight mi ha fatto schifo, quindi io sono in, in entrambe le parti, vado un po' forse spot, non lo so, per cui lavorate su, su questi due fronti e cercate di, di vincermi. E... Ringraziamo Vittorio Copioso, Monica Abba, Palot, Aleco Cario, CariOx, non lo so, uh, per essersi abbonati. Vai, vai Giuseppe, fammi capire. Ok, volevo solo fare una postilla, questa cosa che molto spesso voi citate era methods per poter diciamo, sostenere una... Una opinione, però me... sento di poter dire raramente ok. Raramente. È vero però che volte è successo? Poi dovete tener conto che secondo me chi vota lì non è un campione reale perché in realtà di solito votano delle persone che hanno magari dimestichezza con internet. Quindi ci dimentichiamo di tutta un'altra popolazione. Che potrebbe però in realtà non è così. Rotten Tomatoes è un aggregatore okay. di recensioni di professionisti. Ah, ok. Non sapevo allora. Basta ieri è il voto, no? no. Esatto. Okay, c'è okay. il Tomatometer e poi c'è il pop che è quello okay. lì. Degli Ok, ok, e allora, io volevo dire appunto, come ha detto Adriano, che io invece sostengo che il problema proprio di Tarantino che ultimamente fa sempre la stessa cosa. Cioè, ehm, quello che a me fa un po' anche incazzare di lui è che allora lui è uno di quegli autori che ha la possibilità di fare quello che vuole, d'accordo, come l'avete avete detto spesso voi, lui però ha la possibilità. Di eh, spaziare e di poter esprimere il, il, il suo cinema come vuole. d'accordo? Il fatto è che spesso in questi film abbiamo tutti questi finali che sono eh, splatter, sono violenti, che capisco che siano la cifra stilistica di Tarantino, perché lui dice: Because violence is fun, però questa cosa qua ce l'hai già raccontata, ce l'hai già detta, ce l'hai già spiegata, ce l'hai già fatta vedere in tanti film. Quindi io mi dico, basta, voglio vedere qualcos'altro, voglio che ci parli di qualcos'altro. E ehm, soprattutto anche perché all'attivo lui lui okay, ha nove film, sembra che lui al decimo si voglia fermare, cosa che boh, non si sa, non credo magari che sarà così. Questo secondo me è un aggravante. Cioè nel senso capisco di poter, se fai tanti film, poterne sbagliare, ma dato che tu hai proprio la forza e la possibilità di scegliere come vuoi, come fare il tuo film, cavolo. Cioè, piuttosto azzarda, cerca di raccontarmi qualcosa che io non ho mai visto da parte tua. Una cosa invece che non ho detto su, su Django, perché appunto ho parlato degli altri film, quindi ovviamente devo dire anche perché Django secondo me non è a livello degli altri film che ha fatto prima, è questo motivo. Cioè, secondo me Django Unchained non è. cioè, paradossalmente è meno western come film rispetto a Kill Bill. Perché secondo me Kill Bill è un revenge movie ma ha un sacco di elementi. Degli spaghetti western, cioè all'epicità degli scontri, l'epicità dei duelli con un climax di musica okay, che eh, rende appunto questi scontri epici: oppure può essere buono, brutto e cattivo, come appunto eh, c'era una volta al west. Quindi, secondo me, è paradossalmente, che il Vila degli elementi Scusa, molto importanti. posso dura. leggere un commento molto divertente sì. di Jack Skeletron che dice: Dai, Tarantino, facci un musical. <ride> no, ma <ride> infatti, poi Giuseppe. No? Chiedo, ma scusami, ma io mi dico. poi ti chiedo: scusami, perché secondo me la questione è: ok, perché no però è un'argomentazione un po' che lascia il tempo no, che trova, no, secondo me io, la questione è quello che quello, separare tematiche e poetica di un regista, nel senso che la tematica della violenza è un conto, il modo in cui un regista racconta non, cambi non cambia, non può cambiare perché è lui secondo me, sì, io bravo, cioè, okay, almeno bravo, da bene, giudice bravo, la penso così. Però tu puoi parlare della violenza, ma il modo in cui la porta è sempre uguale. Cioè, abbiamo Django. Lui arriva, fa uno strage, va bene. Eh, C'era una volta Hollywood, arrivano questi, arriva lui con lanciafiamme. Muoiono tutti. Eight full eight, Boom. Si sparano tutti, sangue ovunque. Cioè è come posso dire, un po' sincopato, no? Cioè, c'è sempre questa cosa che torna. Quindi, cavolo, io vado a vedere un suo film dove c'è sempre un sacco di aspettativa. E abbiamo sempre questa cosa e io mi sento di dire una cosa che eh, Marco spesso ha detto su alcuni eh, registi che in un certo senso mi sembra che eh, Tarantino si autocompiaccia cioè gli piace masturbarsi di se stesso cioè nel senso che lui fa queste cose perché dice ah come sono figo come sono belle queste cose che faccio guarda quanto sono bravo però ripeto lui certe cose ce le ha già fatte vedere Ce ne ha già parlato e la struttura anche dei suoi film, secondo me, è ultimamente è simile. Quindi, quello che dico io è: parlaci di qualcos'altro. Ad esempio, in una volta a Hollywood, c'è la parte interessantissima sul fatto di eh, Di Caprio che va a fare gli spaghetti western in Italia, che erano un genere che schifavano in America, ma che col tempo è stato poi rivalutato. Quello sarebbe stata una tematica interessante da in un certo senso approfondire da poter vedere magari questo aspetto un po' nel cinema che invece è un po' buttata lì e poi dopo non si parla più questo è un po' un peccato perché ci sono secondo me appunto poi Zero Giuseppe così, così un ottimo regista eh, secondo me dovrebbe cercare di eh, cambiare il modo con cui le cose perché secondo me è stato appunto un po' reiterato chiudo solamente dicendo una cosa Nolan che è un altro regista che fa quello che vuole il discorso è che è vero che magari gli ultimi suoi film non sono magari eccellenti come Giovanni sono sta stati morendo. altri prima, sì, ma il discorso qual è? È che il modo con cui li racconta è sempre un po' diverso. Sì, Ci cioè, Sono dieci teoristi... film che Nolan parla del tempo, dai, dai. Giovanni. Gio ma lui parla di tempo, no, ma ne parla in maniera diversa nei film a rischi anche dal punto di vista cinematografico. Basta, vai Mauro. Allora, io tu stai riuscendo in un, ah, un compito inizi, eh, difficilissimo, dato, fratello. Io, eh, fratello tu stai riuscendo in un compito difficilissimo. Io adoro Nolan, ho adorato Tenet e ho, non ho sopportato Once Upon a Time in Hollywood. Tu mi stai facendo venire voglia di guardare Once Upon a Time in Hollywood di nuovo e di dire che Tenet è una cagata, ma non perché è il mio lavoro in questo caso, ma semplicemente per il fatto, ma che cazzo dici Giuseppe? Ma nel senso hai detto la violenza è violenza E poi Giovanni ti fa notare come praticamente Ogni film di Nonan parli tutti, di tempo tutti. E tu tutti. fai eh ma Nonan ne parla in maniera diversa Ma che cazzo significa Scusatemi il linguaggio però torniamo un attimo Indietro allora tu hai detto che Usa sempre gli stessi temi Come diceva Marco La violenza non è un tema La violenza è semplicemente un, un, è un Una cifra stilistica è è E va un mezzo cose, va, va Certo un Certo ovviamente Ma in Tarantino Non è mai un tema In Tarantino Lui l'ha sempre chiarito È una cifra stilistica Nel senso Lui mette tanta violenza Non perché Parlino di violenza Ma perché Gli piace vederla Così come alcuni registi Usano un particolare colore Usano Che ne so Wes Anderson Fa tutto quanto simmetrico Ha rotto il cazzo No È la sua cifra stilistica Semplicemente Tarantino Beh. Fa tutto quanto iperviolento e non ha rotto il cazzo Wes Anderson, poi fate come vi pare il discorso però è, un... è diverso ecco, tu hai cazzo. detto che tutti quanti eh? No, dicevo, ha rotto il cazzo in questa giratina. Esatto, sempre. sono d'accordo, sono d'accordo. Comunque, quello che stavo dicendo è che adesso noi vogliamo dire che tutti qua, che, che Tarantino negli ultimi anni ha: oh, questo film non mi è piaciuto perché siamo diventati tutti i grandi sommelier del cinema. Ok, va bene, questo è sicuramente vero. Cioè, più questi film si guardano io a 30 anni c'è una consapevolezza cinematografica molto diversa di quella che avevo a 20. La roba è vedevo a 20 e mi faceva esplodere il cervello, adesso la riguarderei, magari farei perché l'ho già vista è, è, è quello di Tarantino, cioè io l'ho già visto quindi di Tarantino e quindi ovviamente è arrivato oggi riguardandolo sia di Tarantino magari penso, vabbè però l'ho già visto però il discorso non è quello il discorso è che Tarantino è un autore con la A maiuscola è uno che veramente ha innovato tutto, adesso arrivo dove vuole ripetere tu Marco eh, Le Iene è un ice movie Pulp Fiction è un'antologia pulp. Poi subito dopo abbiamo um, Jackie Brown che è un film di Black Exploitation. Dopo Jackie Brown c'è Green Bill. House. No, no c'è Green no, House prima di no. Jackie Brown. No, c'è cioè no, Kill bill, Kill bill, Kill bill, Greta, Kill bill sì. che, mi dispiace, Giuseppe, ma non c'entra niente agli spaghetti western perché Kill Bill, invece, è un Beh. omaggio ai serial tv ma, di arti marziali giapponesi degli anni 70 Dopodiché, Vabbè, ma lui Green dice House... no, che ci sono le situazioni da quello Ma non è vero, perché il discorso però... è che sono le tre zoomate a schiaffo, che erano tipiche dei film d'arti marziali anni 70 giapponesi. Quindi, dopodiché, poi abbiamo, infatti, lei. Ma infatti, poi, ovviamente... fino a qua siamo tutti d'accordo. Aspetta, andiamo avanti, Poi c'è Grindhouse che è tutta un'altra esplorazione del, del mondo del, um, dei, degli, degli Stuntman de, de, degli anni 70, poi abbiamo eh, tutta quanta una questione relativa a in Gross Bastards, che sono i film di guerra ehm, fatti in quegli anni. E posso andare avanti? l'infinito qui inizia però... la vera opinione, perché fino a qua siamo d'accordo. No, perché poi c'è Django, eh. dopo, uh, Django, che è un western. Dopo Django, che è un western, abbiamo Eight Fool, che è ugualmente un western, ma. Dato che Tarantino non si ripete mai Invece di fare un western in cui la gente si spara per strada Fa un western che è tutta ambientato in una stanza Quindi in realtà è l'ambientazione western Ma il film di fatto non è un western È un'opera teatrale ambientata tutta quanta in una stanza È un thriller Dopodiché psicologico volta... Esatto Dopodiché il discorso è che andiamo in c'era Una volta ad Hollywood che invece è una narrazione di un'epoca Ok? È un altro tipo di film Ora questo elenco lunghissimo che fortunatamente è corto Perché ha fatto solamente nove film Serve a dire che se è stato Spielberg, sarebbe stato il problema. Esatto. Serve a dire che non ha mai fatto oltre lo stesso film. Questa cosa che si ripete è una stronzata. È ovvio che se vogliamo scegliere due, quei due o tre elementi che vogliamo ritrovare nel cinema di Tarantino, ce li ritroviamo. Però anche dal punto di vista di scrittura, ragazzi, non è vero. C'è cioè, Django! C'è una serie di. Il personaggio di Monsieur Candy è pazzesco. C'è una roba incredibile. I dialoghi dentro Hateful Eight, per quanto magari possano sembrare verbosi e, e, e noiosi, tra virgolette, di nuovo Samuel Jackson interpreta un altro personaggio che non è uguale agli altri. E, 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 e Tim Roth viene messo in una situazione in cui non era stata mai messa prima. I dialoghi tra di loro scorrono, esplodono. Tu stai là, che li vuoi ascoltare, che stai contento. Lo stesso vale per c'era una volta ad Hollywood la scena del. del come si chiama? Il. il la, la, la fattoria di, ah, di, certo di Manson è una roba incredibile Ma comune dire che so è calato di qualità è boh, una roba che secondo me è, è pretestuosa, cioè il concetto è dire ah, ok mi sono rotto le palle di vedere i suoi film ok, non ci più può al pure cinema. stare ci può pure stare però il fatto che sia diventato mediocre più che altro è, è che ormai non è più una novità, e ci sta che man mano che lui non è più una novità, come no, non lo è più il, come dire, il thriller cervellotico di Nolan, la gente inizia a stancarsi e vuole una cosa nuova, vuole il film horror di Robert Eggers, vuole eh, la, 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 la nuova, che cazzo ne so, qualsiasi autore ci sia adesso, però il punto non è che è lui che è diventato capace, siamo noi semplicemente che ci siamo abituati alla sua bravura, è diverso. Allora, io Vai riporto... Adriano! Riporto tutto all'opinione Che dopo Inglourious Basterds I film di Tarantino sono mediocri E noi di quello stiamo parlando Il bellissimo elenco che ha fatto Mauro eh, su, Sul bellissimo elenco che ha fatto Mauro Siamo tutti d'accordo E ha coperto 17 anni di, di storia Non due anni Non è che lui per due anni è stato bravo Noi tutti siamo d'accordo nel, nel, nel dire che lui per 17 anni Per 6 film 7, quanti sono che il Bill so 2 In quanto franchise eh, è riuscito a, 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 a innovare. Perché se tu vai a vedere ogni film, è ogni film unico nel suo genere. Quello che stiamo dicendo noi è che da dopo Bastardi Senza Gloria. Quindi da Django Ed Fulate e una volta Hollywood. Questo se secondo noi non è più successo. Non è più successo perché in ognuno puoi andare a ritrovare una, una diciamo, copia per esagirare. Per esagerare, un po' sbiadita di cose già fatte, già dette, già viste da lui, in cose in opere magnifiche precedenti. Di questo stiamo parlando. E che io penso che questo sia sul tavolo. Ragazzi. Cioè, non è che stiamo di. Eh, non mi sembra manco tanto pericolosa a sto punto. A sto Quindi, voi dite mediocrità Quindi... interna, la questione. E di giusto. quello si parla: cioè non ragona... che... però no, perché c'è una mediocrità assoluta e una mediocrità relativa. Questo io voglio capire. Cioè. La mediocrità nella filmografia di Tarantino, quindi, questo è il punto, giusto? Beh, cioè, allora, perché mediocre nella, può essere nella, per me allora, un film nella... mediocre è... no, no, okay. di... freaky quello che ci deve essere no, al cinema. Oh, io sono andato a vedere Crelia oggi. So. Quello è un film mediocre. Ah, com'è Quello è un film come mediocre ma come sembra ma perché ci sei andato? È, Ficent, è perché volevo è tornare al cinema di... mediocre per cui non lo paragonerei mai a Wanzeant a No, 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 ma io dite internamente la sua filmografia è tutto un altro scenario. Eh, beh, in grande parte di quello stiamo parlando, cioè, lui che è calato come regista, come autore, di questo stiamo parlando. Cioè, tante cose sono già viste, lui ha fatto capolavori, ha, ha per vent'anni ha ogni volta eh, reinterpretato e ci ha lasciato stupiti e adesso non lo fa più, non lo riesce più a fare, questo è il punto dell'opinione. Non stupisce più. Okay, il problema è che Bye è una Joe. cazzata. Il problema è che è una cazzata, perché come dicevamo prima, cercavo di dire prima: nonostante Dateful 8 sia un western, a meno ambientato il mondo western, è un thriller psicologico, cosa che Tarantino ancora non <ride> aveva fatto. C'è il sangue, c'è la violenza, sì, è una cifra stilistica di Tarantino. Ripeto, Tarantino scrive da sempre tutti i suoi film, quindi al nono film, Date Fuletti in realtà era l'ottavo, e quindi che gli otto, eh, Date i pazzi otto, come, come si traduce Date Hate Gli odiosi otto. Gli odiosi otto, sia, eh, sia l'ottavo film di Tarantino. Biodio. A me fa ridere, lo trovo molto divertente ed è, nonostante ci sia la violenza all'interno, come in tutti i film di Tarantino, è completamente diverso a livello di tematiche e storia di tutti gli altri film di Tarantino, ancora di più. In eh, C'era una volta ad Hollywood lui usa, racconta non l'aneddoto della famiglia Manson, racconta l'Hollywood degli anni 70, dove in mezzo c'era la famiglia Manson, dove c'era Sharon Tate, dove c'era il regista eh, Polanski, dove c'era anche Polanski. Lui racconta della vita di queste, di queste persone, racconta della vita di un attore medio di quel periodo del suo drama. stuntman che Però lavorava con lui. Il modo come lui lo fa, in realtà uh, c'era una volta ad Hollywood la violenza, questa estrema violenza che pare reiterarsi nella vita di Tarantino, c'è solo alla fine, non c'è neanche all'inizio. Quel no, cazzo di... Non parlavo solo della violenza. Non so parlare eh, di, so di... Parlare no, in generale, questo punto è totalmente diverso. C'era una volta ad Hollywood, è totalmente diverso è, ed è un motivo per cui Tarantino è stato attaccato da quelli che vogliono sempre che ogni giorno mangiano a, a, a pranzo il piatto. Con gli Tarantino. spaghetti e la salsa e il pomodoro perché vogliono mangiare ogni volta quello. Quando gli arriva un piatto diverso, sbattono i pugni al muro come i bambini e dicono: No, io voglio il piatto col pomodoro. Invece, Tarantino, che come ha detto Mauro, non si ripete mai, fa una cosa diversa: fa una cosa diversa, la fa incredibilmente bene, la fa con un amore pazzesco verso i suoi personaggi perché Tarantino racconta storie e tratta e lavora con i personaggi. personaggi in Tarantino sono una cosa pazzesca, cioè in, nel tutto il suo universo filmico sono tutti parenti di tutti. C'è cioè, il personaggio di Tim Roth all'interno di Eightful Eight Full 8 che è il bisnonno del personaggio di, Ingr di Bastardi Senza Gloria del uh, di, di Fassbender di Bastardi Senza Gloria. Il personaggio come il personaggio di Vic Vega è il fratello di Vincent Vega. Cioè, lui crea un mondo, crea un universo e i suoi personaggi li sviluppa. Sempre in maniera diversa. In Cinema Out of Hollywood fa una cosa bellissima nella scena in cui Sharon Tate sta seduta nel cinema e, e riguarda se diccio? stessa. Comincia a lavorare col metacinema ed è, ed è una scena bellissima perché ti fa empatizzare sia col personaggio che con la situazione in quell'epoca. Ragazzi, Tarantino è un autore, è uno dei pochi che ci è rimasto ed è un grande autore ogni volta che fa qualcosa, che sia piaciuto o non piaciuto, perché quello poi una cosa è avere un'opinione sul cinema, una cosa è avere un'opinione su gusti personali, che piaccia o non piaccia, quello è relativo, è, mh, la maggior parte delle volte non frega un cazzo a nessuno se una cosa a una persona è piaciuta o un'altra persona non è piaciuta, quello senza dubbio, però dare del mediocre a un personaggio come Tarantino non è un'opinione pericolosa, è un'enorme cazzata. Giuseppe, perdonami, è un po' quel. Io, io non voglio essere cattivo, sapete tutti che io non sono cattivo, però è un po' un come cazzo ti permetti, perdonami. Non si può per quello che ha fatto, non realtà, si può, ma in realtà. Si può perché siamo certo, che si, piccoli, può, certo che si può da dal mio stupido punto di vista. No, no ma non hai si fatto un'ottima ringa ringa la difesa no l'attacco? non mi ricordo mai. Requisitoria, non lo so. Comunque, oh, di, base, di base, hai fatto il tuo lavoro. Adesso sta a Giuseppe e a chi farà la ringa finale, rispondere punto su punto. E, ragazzi, io vi lascio anche questa libertà se qualcuno, cioè a un certo punto l'altra persona della squadra vuole aggiungere qualcosa in veramente 30 secondi, può farlo. Per cui, perché vedo Adriano che è bello preso quindi voglio sentire cosa ha da dire. Vai, vai Giuseppe, partiamo con il sondaggio, ragazzi, ricordo che l'opinione è da dopo, in Glorious Bastels, in poi, in Glorious U, eh, i film di Tarantino sono diventati mediocri, quindi diciamo che da Django in poi, Django compreso, sono... E sono mediocre. tre? Eh. Eh sì, sì. Django, Hateful eight, eight e Once Upon a Time in Hollywood. Vai Giuseppe. Ok, nella mia ringa finale cercherò anche di essere sintetico. Rispondo un attimo a quello che è stato detto. Io probabilmente sono stato. Um, come dice? Un po'. Um, no, non capito, nel senso che ovviamente. Fa inteso, sì, scusami, mi viene la parola. Um, io cioè, non sto parlando del tema perché. Se un regista ha a cuore un tema e vuole parlarne in tutti i suoi film, va bene. Quello che io, appunto, eh, il dito è su come ne parla, cioè nel senso che appunto il discorso della reiterazione della violenza dei film che si chiudono con questi finali splatter, con appunto eh, questo crescendo appunto di violenza che può essere divertente tutto, però come posso dire è qualcosa che è un po' ripetitivo nei suoi film. L'ha già fatto, ce l'ha già fatto vedere, poi nessuno mette in dubbio quelle che sono le capacità tecniche del regista, perché ovviamente cioè, non siamo qua a dire che non è un regista capace di fare. È ovvio che in C'è una volta a Hollywood ci sono delle scene che sono meravigliose, ma organicamente secondo me non è ovviamente un gran film. Okay? E, ehm, infatti la violenza, che è un tema di cui parla Tarantino, è vero che magari non la mette, ma la mette sempre al fine, cioè c'è sempre, ripeto, questo fatto che. Lui fa vedere i, i suoi film che finiscono con questo climax di violenza. Io voglio concludere cercando di riassumere quelli che sono i punti che io porto al sostegno della difesa. Quindi, sostanzialmente, voglio riassumere dicendo che abbiamo la ripetitività degli spedienti narrativi con Aidful Aid e Le Iene, che sono due film secondo me assimilabili, eh, come anche l'espediente della morte. Eh, eh, che si può modificare al cinema o meno uh -huh. o salvare una persona, c'era una volta Hollywood e Glorious La violenza, come ho già parlato prima, il fatto che secondo me Tarantino ultimamente si autocompiace un po' troppo e mh, secondo me sta facendo appunto un po' delle mh, un po' dell'onanismo, diciamo, di per sé e eh, per finire, voglio dire appunto questa cosa che lui, essendo un privilegiato, che avendo la possibilità di poter fare appunto quello che vuole, io ovviamente mi aspetto di più, cioè mi aspetto di più da una persona che può, appunto, scrivere film, eh, che ti dicono va bene, va bene così, scegliere, cioè proprio avere in mano la chiave di tutto quello che vuole. Per questo è ovvio che io mi pongo in maniera molto più critica, perché lui è una persona che ha il potenziale per fare quello che vuole, quindi per questo. Se lo vuoi criticare... Eh... Aspetta Adriano, voglio fare che prima risponde l'altro, l'altra squadra e poi aggiungiamo postina, qualcuno sul sì, finale. Sì, sì però se no, ci perdiamo il tempo. Chi va? Mauro, Gio? Mauro, Gio? Giovanni. Mauro, com... eh? Io? Mm, Giovanni vuoi dire Decidete che tu? il tempo scorre? No, no, vai veloci? tu Mauro, per me è uguale. Vai Mauro. Non c'è molto altro da dire secondo me. Io non, continuo a non capire questo concetto della mediocrità, cioè, nel senso, io, i registi sono, hanno un tratto riconoscibile perché ripetono delle, delle caratteristiche di quello che fanno, quindi per me questa cosa di dire che è sbagliato che ci siano dei tratti riconoscibili nelle sue opere è una follia, fino a quando non, non diventa un... cioè, se l'unico problema è che sia in Bastardi senza gloria che in... C'era una volta ad Hollywood Il finale fa del revisionismo storico ma Non, ma non lo stesso revisionismo no, storico Ha detto però che il problema è che riprende La stessa tematica Non è il revisionismo storico in sé il problema Ma quella è la stessa tematica Scusa tematica Espediente narrativo Ok però un espediente narrativo È un espediente narrativo Cioè nel senso è un film È fatto di tre ore di film Però quella è un'idea cioè però Adriano il punto è che sì, l'idea sì. non è il centro del film, cioè se noi stiamo dicendo che il no, problema è che il narratino è si ripete cosa. perché fa questa piccola cosa io la trovo semplicemente, cioè no, non è una roba non è che i due questo. film, però Adriano a fa parlare, quello che sto dicendo è che il punto è che se quella è una cosa ed è problematica mi sembra una roba minuscola così come eh, ripetere il fatto che tutti quanti i personaggi sono chiusi in una stanza. Ecco, questo, questo, questo è quanto? Cioè, questa è l'enorme similitudine che c'è tra le Iene e Hateful Eight. A me sembra un, un, una stronzata, cioè, nel senso è poco, non è... Cioè, sono i tratti caratteristici di un regista, ci sta che vengano ripetuti. Per il resto lui fa opere sempre diverse, sempre provocanti. Eh, poteva, poteva sedersi, poteva dire, regà, è questo quello che volete, facciamo quello che vi pare. Invece ha fatto un film che a me ha fatto incazzare come una bestia, c'era una volta ad Hollywood. A me non è piaciuto, perché ho proprio detto, non, non mi piace sta roba, non, non l'hai fatta, non mi piace come l'hai fatta, però oh, l'ha fatta completamente diversa. E io sono contento perché ha fatto una roba completamente diversa. Quindi a me, sai... Se la motivazione fosse stata un'altra, ci avrei pure potuto credere. Però, se il punto è che è ripetitivo, è diventato, eh, si poggia sulle stesse cose, per me non c'è niente di più falso. Vai, Adriano, dici quello che. dire. intanto poi... mi fa ridere che questo titolo è talmente difficile che per Frank Franever è diventato Inglorious Bastards Non so se avete visto il commento. La E <ride> è finita prima addirittura. No, niente, io volevo solamente aggiungere. Non è solo questo, io quello che dico, quello che. Volevo, non, non, non lo riapro questo discorso. Volevo dire che abbiamo citato Tar Nolan e Tarantino, Tarantino no? e di tutt'e e due di Nolan c'è questa grande tematica che a un certo punto dopo Inception si stia scendendo, ha un po' iniziato a perdere i colpi e stiamo parlando della stessa cosa di Tarantino, ma se a un certo punto, per quanto io ad esempio sono stato grande fan di Nolan cioè fan, leva, cancellate a me sono piaciuti tanti film di Nolan fino a Inception, a me sono piaciuti tanti i film di Nolan fino a Bastardi senza Gloria poi Tarantino. siccome c'è cioè, Tarantino, siccome sì. c'è una gran parte di persone che poi eh, del pubblico che ha questo stesso mood, non beh, si in realtà. Può ignorare, non è vero. Adriano, non è vero. evidentemente, non è vero beh, per Nolan. Per, 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 beh, cioè, Nolan, per sì, per Tarantino, pochino. no, è finito perché, no, il no, no, sondaggio. Velocemente è controverso anche Tarantino negli ultimi film. Non è più negli un, ultimi due al massimo. non ci piace tanto. Eh, va ragazzi, due sono perché non è più il nuovo. Voglio Prego, dire, hai eh sì, di detto quello che sto allora, dicendo io. Ma non è più mi nuovo, mi è è più nuovo per le persone, è Giacomo... una di percezione del pubblico, non di, di, di no, diversità nell'autore. È più nuovo nel racconto. Eh. No, Giacomo, nuovo ma il il Fermi tutti. Giacomo mi ha mandato Fermi il sondaggio. mi ha mandato Fermi. il sondaggio. Volevo chiedere okay. a allora. Adriano Santucci se 86 e 14% per un plebiscito. Un plebiscito. Ok, allora i dopo bastardi senza gloria i film di Tarantino sono mediocri 86 e 14% il 14% ha detto sì l'86% ha detto no allora come prima cosa io voglio uh, dire grazie a Giuseppe che si è accollato una roba io vero, ripeto verissimo. sono sempre più e sorpreso di come le persone ormai non abbiano amor proprio per venire qui a sostenere cose che, per cui rischiano lo, di essere diciamo bistrattate quanto meno non voglio farmi bannare da, da Twitch per cui tanto coraggio e soprattutto oh. zio, comunque per me delle cose on point le hai dette che, che ne dica l'accusa che fai è un'annosa questione sì, è una grossa questione, esatto. Immagino che poi a tavola con gli amici non esci, vai vincitore pur, no. perché eh, non avevo dubbi. E, io voglio dire questo. Uh, io sono convinto di quello che ha detto Mauro prima e che però non sia solo per il motivo per cui ha detto Mauro prima, cioè che mm -hmm. i registi autori come Nolan, come Fincher, come Tarantino, che sono tanto tempo che ormai hanno la possibilità di fare il cazzo che gli pare. Proprio completamente il cazzo che gli pare. Credo che per me sto identificando questo trend da parte, parte dell'industria del cinema che quando un regista ha proprio la possibilità totale di fare il cazzo che gli pare, non è mai una cosa completamente buona. Perché poi la, cioè, ci dimostra che la produzione serve eh, non a mettere sempre bocca su tutto, ma magari a dare una direzione che. Insomma, c'è la necessità di essere indirizzati perché altrimenti poi si rischia di fare film tipo Mank. Perché, per la mia personale visione, è un film, secondo me, è il peggior film di Fincher. Tra tutti quelli che ho visto per, la mia, per il mio personale gusto, Giovanni abbassa il dito adesso. È il no, ti solo di, per... no, ti volevo solo 50 dire che Tarantino minuti. ha sempre fatto come cazzo gli pareva. eh appunto sempre, esattamente. È proprio sempre. questo è il punto. Il problema da è quando primo. lo fai non per 6 per anni, vero, ma lo cominci Gio. a fare per 30 Però e comunque non, è vero, sì, non fai è vero. sempre il cazzo ti attivare perché sì. prima di essere Tarantino. Devi essere Tarantino, cioè, io l'abbiamo visto. Volte, sì, è vero. No, non eh, è no, vero. no, no. Con Però Opera Prima, ragazzi, abbiamo visto. Chi se non avete visto andate eh, a vedere. su a Youtube i video giusto, di Opera Prima. E ah, pure in Fiction, generale, gli hanno dato due spicci. Infatti, Tarantino è diventato Tarantino da, da Pulp Fiction in poi. E eh, non poteva fare sempre il cazzo di prima, Comunque. Detto questo, io questo trend nel mondo della cinematografia ce lo vedo perché amo vincere. A me mi ha proprio dato fastidio come film e, e l'ho visto anche in tenet un po' questa cosa perché non mi è piaciuto. Perché c'è sempre un po' la volontà di fare un film più per te stesso che per chi lo guarda, che ci può stare, come no. In Tarantino, questa cosa c'è? Non lo so perché, ripeto, io Once Upon a Time in Hollywood l'ho ho apprezzato molto. Eh, Giuseppe, credo che il problema sia stato... Se tu mi avessi detto Tarantino è calato, sarebbe stata tutta un'altra opinione. Se tu mi dici Tarantino è mediocre, io qui, a differenza di uno Santucci, non mi sento di canonizzare di delle, enormi, delle enormi stronzate, <ride> e visto che io <ride> ho la fortuna di farlo una volta ogni tanto. E invece, eh, lui infatti, deve farlo sempre, bravo, la fortuna. Eh sì, no, è la fortuna farlo ogni tanto. Purtroppo il problema sta proprio nel mediocre identificato con il 5-5 e mezzo. Ragazzi, io non ho amato Ed Fulate, Late, ma non è un film da 5-5 e mezzo. Ho amato One Sone in Hollywood e credo che non sia proprio per niente un film da 5-5 e mezzo. Un film che ha la scena di DiCaprio vicino alla bambina attrice, quel tipo di scena lì che ti fa recitare così non può essere da 5-5 e mezzo quindi Giuseppe mi dispiace ma dico no non è calato e non è mediocre sopra... non è mediocre da, da Angolius Bastards in poi forse oh. è calato, forse sì forse è una caramella no, ah, io certo, posso dire di aver fatto stasera un Marcocioni, giusto? O, o, tu fatto, stasera, o stasera hai avuto quello che in gergo si chiama nella... fare un Marcocioni perché esatto, tu sei d'accordo? No, no, perché ho fatto ho vinto due su due. No, perché ah, ha vinto okay, due su okay. due, tanto io puntavo tutto sulla masturbazione dei registi per convincere Marco. Ma... No, ma in Questa realtà, io, io, io ci credo molto. Ma la tua sfortuna è stata che io ho amato Wansa Panetani <ride> Hollywood. E per quanto poi io vada, a, vada a scindere la mia opinione da giudice da quella personale, per quanto poi sia umano. Non, non mi è stato detto un motivo per cui Once upon, a, Once upon a Time in Hollywood non sia un film sorprendente, proprio perché è sorprendente in quanto molto diverso da quello che fa sempre Tarantino, perché ragazzi, ha un film che dura tre ore, quanto dura un botto, Due per la metri, maggior parte del tempo non è Tarantino, cioè è Tarantino ma non è il Tarantino che tutti si aspettavano, è proprio il motivo per cui, quello che diceva Gianni, per cui molta gente si è incazzata, per cui non me la sono sentita Giuseppe, mi dispiace. Ci sta. E quindi grazie mille per a a far uh, scrocchiare la gente e esatto, non affatto. troppo lui è quello e... che rende le persone croccanti esatto e ripeti come si chiama il profilo Instagram così ragazzi mi raccomando non è lui tanto nella vita non si occupa di Tarantino si occupa di osteopatia quindi se volete andare da lui a farvi aggiustare a sistemare è le ossa ho partito un altro pronostico nel frattempo eh, non so cosa bonanomi.osteopata Vai, andatelo a seguire e ragazzi. Giuseppe, grazie mille ancora. Grazie a voi, è stato super divertente. Di ciao Giuseppe, daje, daje. Grazie mille Giuseppe senza arena. Ciao, ciao in, Giuseppe, grazie. Ciao. Ciao ciao. ciao, ciao.